Buon pomeriggio, è con grande piacere che vi porgo il saluto da parte del presidente della Società Dantesca Italiana, professor Marcello Cicuto, il mio personale e vi do il, il benvenuto a questo oh, ultimo seminario della serie L'opere seguite, una serie molto bella e fortunata di cui siamo orgogliosi, che ha eh, presentato alla cadenza di due incontri ogni anno. Una serie di momenti di approfondimento, di studio, di ricerca sulle opere di Dante. Eh, dopo aver attraversato nel corso degli anni le altre opere, siamo arrivati negli ultimi tre anni che ci hanno portato al centenario del 2021 alla Commedia e abbiamo dedicato, negli ultimi tre anni, due seminari a ognuna delle cantiche, uno su aspetti più strutturali, tematici, complessivi e uno invece di approfondimento su alcuni episodi, personaggi, e punti particolari. Dunque, anche per quanto riguarda il paradiso, all'inizio di giugno abbiamo, eh, abbiamo svolto insieme ad alcuni amici, alcuni studiosi internazionali il seminario sugli aspetti più strutturali, sui, sulle fonti e le, i modelli del paradiso, e oggi ci troviamo invece... All'ultimo al numero 18 della serie dei seminari L'opere seguite, dal titolo Paradiso, temi, personaggi, episodi. Purtroppo, ecco gli ultimi quattro, incluso questo, dunque due seminari sul Purgatorio e due sul Paradiso li abbiamo dovuti tenere in questa modalità a distanza, dunque non nella nostra splendida sala Mazzoni del Palazzo dell'Arte della Lana, ma abbiamo insomma, cercato di utilizzare le possibilità che ci davano gli strumenti informatici in questa difficile situazione eh, in tutto il mondo. E dunque abbiamo anche approfittato per avere eh, la possibilità di coinvolgere alcuni colleghi che magari con più difficoltà sarebbero potuti venire a Firenze. E, e quindi insomma, abbiamo cercato di fare di necessità virtù e direi che i risultati sono stati eh, molto molto buoni e incoraggianti e sono sicuro che anche il seminario di oggi eh, sarà altrettanto felice nei suoi esiti. Tra l'altro stiamo anche arrivando alla pubblicazione degli atti del seminario sull'inferno e eh, di quello generale introduttivo eh, sulla commedia che quindi eh, vedrà la luce tra pochi mesi, quindi insomma nonostante le difficoltà il lavoro sta andando avanti sia per quanto riguarda la raccolta e la pubblicazione degli atti sia per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi seminari. Eh, oggi dunque eh, ci concentriamo su alcuni eh, punti particolari, su alcuni aspetti eh, del paradiso che hanno anche una, una rilevanza generale e complessiva in alcuni casi oppure che affrontano dei punti specifici in altri. I colleghi che eh, hanno accettato il nostro invito e di cui eh, siamo particolarmente grati sono Lino Pertile eh, della Harvard University che eh, ci parlerà di alterità del paradiso. Poi avremo Heather Webb della University of Cambridge che eh, presenterà un intervento dal titolo Indicare il Paradiso. Avremo poi Niccolo Maldina dell'Università di Bologna con eh, per, di per forza di scrittura Dante personaggio e Dante autore nel Paradiso. Eh, poi Paola Nasti della Northwestern University, la voce di Salomone e la locuzia angelica nel Paradiso. E infine chiuderà Sergio Cristaldi. Con l'Università di Catania con un intervento sulla fine del mondo e la celebrazione di Arrigo, un intervento un po' apocalittico che abbiamo riservato alla conclusione. Eh, ecco questo è il menu del nostro pomeriggio. Eh, gli interventi avranno una durata di 25-30 minuti. Questo abbiamo chiesto ai nostri colleghi. E, e proseguiranno diciamo senza interruzioni. D'altra parte, ognuno di noi si trova a casa quindi, chi ha bisogno di un coffee break o di un tè, ecco può farlo liberamente senza chiedere il permesso a nessuno e senza attendere la pausa. E, e quindi possiamo proseguire quei cinque interventi per poi avere un po' di tempo per una discussione comune, tutti insieme, oppure eh, affrontando i singoli interventi uno per uno, vedremo insomma quello che avremo più voglia di fare al termine del percorso. Ecco, questo è un po' il quadro eh, del, dei lavori che, che ci aspettano, eh, ringrazio ancora tantissimo dunque i colleghi Lino Perti, Leder Web, Nicolo Maldina, Paola Nasti e Sergio Cristaldi, eh, rinnovo i saluti a nome del Presidente della Società dantesca, professor Cicuto, e passo eh, a invitare eh, il professor Lino Pertile, che è uno studiosi, degli studiosi più prestigiosi nell'ambito degli studi danteschi e dell'italianistica internazionale, che è stato un eh, importante eh, protagonista anche della vita della Società dantesca italiana, a cui ha dato grandi contributi come membro del Consiglio scientifico in anni molto importanti. E, e, e che è autore di un numero notevole di, di, di interventi di altissima importanza. Cito soltanto l'ultimo che promette di essere altrettanto eh, influente sugli studi eh, di quelli che l'hanno preceduto, cioè Dante Popolare, uscito eh, pochi mesi fa o l'anno scorso presso i tipi, ancora una volta, dell'editore Longo di Ravenna. Quindi ringrazio ancora tantissimo Lino per tutto il lavoro, tutto il supporto, che continua a dare eh, alla società dantesca, agli studi danteschi internazionali, agli studiosi giovani e meno giovani e gli do la parola per il suo intervento dal titolo Alterità del Paradiso. Atelino e grazie ancora per essere con noi. Grazie caro Giuseppe, come sempre sei generoso con le tue parole e molto 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 amichevole e caloroso ti ringrazio molto e saluto i colleghi che sono presenti o meglio che sono remotamente presenti o presenti virtualmente e, e chi ci sta ascoltando alterità del paradiso il paradiso è una cantica stupenda una cantica prodigiosa non sorprende che ogni tanto ci sia qualcuno che dice di essersi innamorato di lei e di essere convinto che delle tre sorelle è la più bella. In queste affermazioni, per quanto sincere, c'è forse un pizzico di snobismo, ma sono opinioni che vanno rispettate e che io rispetto. Devo anzi confessare che anch'io in passato ho ceduto al fascino astratto e intellettuale, se non mistico, della terza cantica tanto da sentirmi innamorato di lei. Non lo sono ora, benché proprio negli ultimi tempi abbia dedicato molte energie al paradiso. Detto questo, non c'è dubbio che, a differenza dell'inferno, il paradiso non è una cantica popolare. Così del resto aveva già previsto e prescritto in certo modo il padre Dante. La Cantica è la meno letta, meno conosciuta, meno ontologizzata delle tre dei suoi personaggi, quasi nessuno, ad eccezione forse di Cacciaguida, ma non per ragioni celestiali. Ha eh, acquisito eh, vita autonoma e pochi dei suoi versi sono divenuti eh, proverbiali. Ebbene, che cos'ha l'inferno e in parte il purgatorio, naturalmente, e che cosa manca invece al paradiso? Tanto che l'uno è estremamente popolare e l'altro è quasi, se non del tutto, sconosciuto, specialmente nei paesi stranieri. La domanda non è oziosa, perché non nasce da un pregiudizio di lettori, ma da qualità intrinseche alle due cantiche, ed è perciò criticamente opportuna e utile. Secondo me, una risposta a questa domanda potrebbe essere la seguente. Nella prima cantica, nella seconda, Dante utilizza la fictio per parlare della realtà di questo mondo, mentre nella terza se ne serve, con eccezioni che vedremo, o per parlare di altra fictio, come appunto il mondo dell'iperuranio, o per discutere e comunicare specialmente per bocca di Beatrice nozioni di teologia, scienza, filosofia, storia, o infine per narrare non l'indicibile visione di Dio, ma il desiderio e la ricerca di quella visione. In quanto segue cercherò di illustrare brevemente questa risposta. Prendiamo la struttura. Indubbiamente la struttura corrisponde per certi aspetti a quella delle prime due cantiche. Stesso protagonista, stesso numero di canti, stesso numero di partizioni dello spazio percorso, delle tappe del, del pellegrino, eccetera, eccetera. Ma la corrispondenza è più apparente che reale. A questo proposito eh, si parla di lettura verticale, anzi, una pregiata lettura si fatta e è stata condotta di recente in forma sistematica a Cambridge, l'altra Cambridge, ed esiste per iscritto. Ma a guardar bene il paradiso non è veramente comparabile alle prime due cantiche, è una creazione poetica diversa da esse, realizzata secondo me in una stagione più tarda e diversa dalle altre. Per quanto riguarda la figura del pellegrino protagonista, in paradiso più non esistono alcuni dei grandi temi delle cantiche precedenti, per esempio la difficoltà fisica e psicologica del viaggio, i terrori e i rischi del cammino dell'inferno, la ripida salita e le sfide psicologiche del purgatorio. In paradiso gli spostamenti del pellegrino da un cielo all'altro avvengono istantaneamente, sono in effetti così prodigiosi che Dante non ha parole per descriverli e continuamente stupito li registra come avvenuti. Quanto al viaggio stesso svaniscono i paesaggi terrestri che nelle prime due cantiche coinvolgevano il lettore perché ne evocavano un'esperienza reale e mancano del tutto quegli incontri o scontri con le anime dei morti che conferiscono all'inferno e al purgatorio un continuo e vitale motivo di interesse. Manca infine anche quella fervida partecipazione che aveva caratterizzato l'atteggiamento del poeta nei confronti dei penitenti. La luce, più o meno intensa, di cui è fatto l'ambiente paradisiaco è in, indicibilmente meravigliosa, anche se talvolta abbaglia gli occhi umani: non è più comunque la realtà dura, aspra, resistente e perciò drammatica, perciò narrabile dell'inferno. E del purgatorio. Del resto si sa che le forme della gioia, non dico dell'ineffabile beatitudine, sono molto meno varie e individuali di quelle della sofferenza. Per passare a dati concreti, mentre nell'inferno si riscontrano grandi differenze nello spazio narrativo assegnato ai singoli settori topografico-morali, nel paradiso queste differenze sono minime. Nell'inferno i primi sei cerchi occupano più o meno un canto ciascuno, mentre il settimo si estende su sei canti, l'ottavo su tredici, il nono su tre. Nel paradiso, invece, se si escludono il cielo del Sole con oltre quattro canti, quello di Saturno con meno di due e quello delle stelle fisse con cinque, tutti gli altri cieli vengono narrati in circa tre canti. Questa grande disparità nella struttura narrativa delle due cantiche è dovuta al fatto che mentre l'inferno è pieno di peccati e personaggi che esigono di venire classificati e distribuiti a seconda dei loro tratti distintivi, il paradiso è assai poco vario. Nell'inferno si contano una trentina di peccati diversi, ognuno con uno o più peccatori esemplari. Nel paradiso le beatitudini, per così chiamarle, sono appena sette e i beati sono tutti assolutamente felici, anche se in misura individualmente diversa. In luogo di personaggi, il paradiso ha disquisizioni e discussioni dottrinali e queste, essendo generate dalle domande e dai dubbi del pellegrino, sono distribuite in modo abbastanza regolare per tutta la cantica. Così la funzione didascalica del poema, che in inferno viene svolta indirettamente dalla natura esemplare di ogni personaggio, emerge in paradiso in modalità pura e non mediata. Proprio come se Dante fosse convinto che dopo l'esperienza tonificante delle prime due cantiche i suoi lettori, o almeno i pochi rimasti, avessero acquisito le capacità intellettuali necessarie. Per affrontare direttamente le sfide di Beatrice, cioè le sfide di una poesia dottrinale, nel cielo della Luna troviamo gli spiriti che mancarono ai voti, e in Mercurio gli spiriti attivi per desiderio di gloria, in Venere gli amanti, i sapienti nel Sole, i militanti in Marte, i giusti in Giove e i contemplanti in Saturno, seguiti dal trionfo di Cristo e Maria, e nel cielo delle stelle fisse e dal trionfo degli angeli nel primo mobile. C'è poi l'empirio che in teoria, essendo fuori del tempo e dello spazio, non può per definizione essere empiricamente tangibile ed è perciò oggettivamente indescrivibile e impensabile. Non c'è in questa struttura nessuna corrispondenza vera e propria con quelle delle cantiche precedenti. Mentre per essere popolare sarebbe stata necessaria una corrispondenza stretta e sistematica tra i peccati dell'inferno, i vizi purgati in purgatorio e le virtù premiate in paradiso. Ma Dante è sempre imprevedibile. Il suo programma è unico e diverso da ogni nostra aspettativa. È questa. Ovviamente, è la sua grandezza, la grandezza del paradiso. In effetti, delle sette categorie di beati, solo una trova corrispondenza, grossomodo anche per numero di canto, in una suddivisione morale delle altre due cantiche. Mi riferisco ovviamente al cielo di Venere e degli Spiriti Amanti, raccontato nei canti ottavo e nono. In labile corrispondenza con i lussuriosi del secondo cerchio, canto quinto dell'inferno, e con quelli della settima cornice, canti venticinquesimo, ventisettesimo del purgatorio. Anche in questo caso, però, si tratta di corrispondenza vaga e superficiale. Nella bufera infernale, oltre agli amanti antichi, troviamo i contemporanei Francesca e Paolo. Nel muro di fuoco del purgatorio, Due poeti d'amore recenti, Guido Guinizelli e Arnaud Daniel. Nel cielo di Venere invece compare uno strano quartetto, Carlo Martello, Conizio da Romano, Folchetto da Marsiglia e la Biblica Rav. Come inquadrare queste quattro anime? Che rapporto hanno con l'amore? Carlo Martello, morto 24enne nel 95, non ha, per quanto se ne sappia, una storia d'amore a suo carico, mentre le altre tre anime sono certo del tipo Venereo. Ma attenzione, sono qui premiate non perché hanno amato, ma perché si sono pentite di averlo fatto. Cioè, sono anime che, per virtù di Venere, sarebbero finite dritte all'inferno, al pari di Francesca e Didone. Ma essendo sopravvissute alla loro colpa, hanno avuto, modo, hanno avuto modo di riscattarla. Il cielo di Venere ha perciò la peculiarità piuttosto strana per un luogo paradisiaco, di accogliere solo anime che in vita sono state capaci di resistere alla sua influenza. Del resto è una peculiarità che Venere condivide, per quanto in misura meno appariscente, con i cieli della Luna e di Mercurio, anch'essi sottoposti a, al, al cono d'ombra della Terra. Ad ogni buon conto, il fatto degno di nota è che nemmeno nel cielo di Venere c'è vera e propria corrispondenza con i luoghi paralleli di Purgatorio e Inferno. Il paradiso è pieno d'amore, indubbiamente pieno d'amore, ma l'amore carnale non vi figura, nemmeno nella sua varietà casta e incolpevole. Non vi si trovano sposi, esemplari, antitesi positive del modello negativo di Paolo e Francesca. Anzi, passando dai lussuriosi dell'inferno a quelli del purgatorio, l'idea dell'amore terrestre sembra divenire più che mai cupa nella seconda cantica, dove a esemplificare l'amore vengono citati Sodoma e Gomorra e niente meno che Pasife. Tra la lussuria innaturale, tra virgolette, e addirittura bestiale e l'amore mistico sembra non esserci un giusto mezzo. Certo, non è l'amore benedetto dal sacramento matrimoniale a venire celebrato nel cielo di Venere, benché sia l'unico a mantenere viva la specie, giusta l'ingiunzione biblica, crescete e moltiplicate. L'unico matrimonio celebrato in paradiso è allegorico, trattandosi del matrimonio di San Francesco e Madonna Povertà. Insomma, a ben guardare la struttura morale. Del Paradiso non corrisponde a quella delle altre due cantiche, nemmeno dove in superficie una qualche corrispondenza sembri esserci. Infatti, la rete di simmetrie strutturali, morali e artistiche che sembra collegare i tre regni e le tre cantiche è in realtà illusoria, secondo me, giacché, come spiega Beatrice nel quarto canto, tutti i beati risiedono nell'empire, fuori dello spazio e del tempo, anche se al pellegrino appaiono ognuno nella sfera celeste di sua pertinenza. È l'unico modo in cui il poeta può salvare la teologia senza sacrificare il poema. Il discorso di Beatrice nel quarto canto permette al pellegrino di fare un'esperienza spazio-temporale di un paradiso a misura umana. Mentre giustifica la traduzione in parole di quell'esperienza. E cioè un discorso, è una struttura, che funziona perfettamente come legittimazione del progetto artistico dantesco. In virtù di questa strategia, Dante può differire il traguardo finale della narrazione dalla soglia del paradiso nel primo canto. All'Empirio nel trentesimo, e anche allora la suprema visione verrà nuovamente differita. Così il viaggio prosegue e il viaggiatore, pur essendo nominalmente arrivato in patria, continua a viaggiare e a ricercare. Ma ciò che lo motiva ora non è più il desiderio di un personale riscatto e nemmeno il desiderio di Beatrice, che è presente e lo guida e istruisce, ma il desiderio di Dio stesso. Come scrivevo ormai 35 anni fa, il paradiso non è la cantica della visione di Dio, ma del desiderio di quella visione. Questo è per me il fatto nuovo che rende la terza cantica altra rispetto alle prime due. E questo è quel che la rende intellettualmente così entusiasmante, ma anche esigente, vertiginosa, astratta, e perciò fatalmente non. Popolare. Diciamo qualcosa sui personaggi. Mentre in inferno i grandi personaggi abbondano e sono psicologicamente complessi, altrettanto non si può dire del paradiso. Oltre a Dante e Beatrice abbiamo Piccarda, che indica Costanza, e Giustiniano che presenta Romeo, Carlo Martello con il da Romano e Folchetto di Marsiglia che indica Raab. San Tommaso che racconta la vita di San Francesco e San Bonaventura che racconta quelle di San Domenico, poi Salomone, Cacciaguida, San Pier Damiani, San Benedetto, San Pietro, San Giacomo, San Giovanni, Adamo, San Bernardo. I nomi non sono pochi. Il fatto è che a quelli che ci sono manca lo spessore psicologico. Voglio dire, il chiaroscuro, per così dire, che rende irresistibili i ritratti dell'inferno. Una Francesca, un, un, un Ulisse, un Ugolino, ma anche un Filippo Argenti, un, un Mastro Adamo. Indubbiamente la figura di Piccarda ha una sua affascinante intensità, stile Pia dei Tolomei, diciamo, ma Giustiniano? In paradiso mancano soprattutto storie di personaggi che illustrino il loro modo personale di vivere la fede e meritarsi la beatitudine. Anche nei casi di San Francesco e San Domenico, o San Pierdemani e San Benedetto, quattro figure che Giuseppe Letta ha giustamente messo insieme, nessuna delle loro storie mette in risalto un tratto particolare che catturi qualcosa di significativo e simbolico, ma unico e indimenticabile. Con San Francesco il poeta... Si avvicina al massimo a questa possibilità, dedicando una buona parte della biografia del santo d'Assisi, non per caso alla storia del suo amore paradossale per Madonna Povertà. Un amore allegorico che già godeva di grande prestigio e diffusione nella pietà popolare. Ma in generale, mentre viene naturale al lettore immedesimarsi in un buon conte e una pia, è oltremodo arduo, se non del tutto impossibile, immedesimarsi in questo o quel santo del paradiso. Mi sembra cioè che più che alla fabulazione, i personaggi del paradiso si prestino al panegirico. In quanto eroi del bene e della luce, essi non hanno pieghe ed ombre nelle quali si possa insinuare la fantasia del poeta e la curiosità dei lettori. Ma attenzione. Una tale mancanza non è un dato oggettivo, ma una scelta narrativa. Dante avrebbe potuto esplorare più a fondo i modi diversi in cui la bontà e le virtù dei beati si sono manifestate nel corso della loro vita. Per esempio, avrebbe potuto raccontare la storia della conversione di Curizza come racconta quella della corruzione di Francesca. Avrebbe potuto offrire esempi vivi e vissuti delle tre virtù teologali anziché definirle e celebrarle astrattamente come verità dottrinali. Invece non fa nulla del genere, non perché non lo possa fare, ma ovviamente perché non lo vuol fare. Tante avrebbe potuto saccheggiare la leggenda aurea e le enciclopedie cantando in paradiso le virtù contrapposte ai vizi condannati in inferno o purgati in purgatorio, insomma fare del paradiso un libro popolare, come l'inferno. A una scelta del genere avrebbe indirettamente smentito la predesa veridicità delle prime due cantiche. Voglio dire che, avendo dato ai primi due regni connotati, realistici e credibili, Dante ha ridotto al massimo le opzioni possibili per il terzo, la sua scelta è cioè obbligata, in certo qual modo il suo paradiso non è popolare perché lo è l'inferno, il suo paradiso deve spingersi visibilmente al di là del purgatorio del paradiso terrestre, invadere l'ineffabile, narrare l'indicibile che per il poeta implica inevitabilmente riempire il paradiso come testo lasciandolo vuoto come esperienza. Ma questa non è tutta la storia. Va notato che mentre non dicono nulla che ne complichi le biografie e le riduca per così dire a misura d'uomo, beati e santi del paradiso sono loquacissimi nel deplorare la degenerazione della Chiesa e i vizi dei suoi più alti ministri, tema già riccamente declinato nelle cantiche precedenti. Folchetto inveisce contro il fiorino e la chiesa che da esso si è lasciata comprare, san Tommaso attacca la degenerazione dei domenicani, san Bonaventura quella dei Francescani, san Pier Damiano stigmatizza con parole di fuoco la ricerca del lusso e delle comodità dei moderni pastori, e san Benedetto condanna amaramente la corruzione dei suoi attuali successori. Infine san Pietro si scaglia con terribilità Michelangelesca contro Papa Bonifacio e gli altri prelati divenuti rapaci. Più che come modelli di comportamento cristiano, Dante sembra impiegare i beati come megafoni per la sua severissima denuncia delle condizioni attuali della Chiesa. A ben guardare questo coinvolgimento appassionato dei beati nelle faccende della aiuola che ci fa tanto feroci, non è senza problemi di ordine teologico, non incrina esso quella beatitudine che in cielo dovrebbe per definizione essere totale e ininterrotta. Non è una questione che sembra turbare il poeta, il quale anzi riserva il centro del paradiso non a ineffabili gioie celesti, ma a preoccupazioni terrestri e più specificamente fiorentine. Cacciaguida è in effetti un personaggio centrale i cui discorsi continuano tuttora a impressionare i lettori, non per niente i suoi canti sono gli unici tradizionalmente popolari della terza cantica, tanto anzi da trovare nel ventennio fascista una cassa di risonanza francamente allarmante. È lui infatti che dall'alto della sua posizione di anima beatificata per le sue virtù di cittadino e cristiano, mentre condanna la Firenze attuale, convalida, non per caso, al centro della terza cantica il modello di una Firenze economicamente, socialmente e demograficamente immobile e chiusa, già proposto nel sedicesimo dell'inferno nell'episodio dei tre nobili fiorentini. È lui che annuncia l'immeritato esilio che attende Dante Alighieri. Mentre ne rivendica la correttezza della posizione politica e annuncia la sua gloriosa missione di poeta profeta. Essendo vissuto nella città nella prima metà del XII secolo, Cacciaguida può legittimamente stigmatizzare l'attuale corruzione di essa e, come eroe e martire crociato, ha l'autorità necessaria per investire Dante della sua missione. Così, mentre Beatrice viene esclusa significativamente da questo altissimo spazio autobiografico a cui inizialmente era stata destinata, si va di bene, Cacciaguida assume come alter ego del poeta un ruolo cruciale nella struttura del paradiso, autorizzando in forma solenne l'interesse profondo del Terzo Regno per i problemi della Terra. C'è dunque nel paradiso una tensione, o se si vuole, una contraddizione tra lo statuto sovrumano della condizione dei beati e le loro umanissime preoccupazioni per le condizioni in cui versano la Chiesa e la società contemporanea. È una tensione che emerge sul piano stilistico tra un linguaggio metaforico, spesso realistico e concreto, e i suoi referenti astratti, spirituali o mistici o tra la componente didascalica e parenetica della Cantica e quella affettiva e contemplativa, o tra la, pre, la presunta o immaginata condizione perfetta dei beati e quella infieri del pellegrino. Sono tutti probabili segni, secondo me, delle diverse condizioni materiali, intellettuali e spirituali in cui il poeta eh, lavorò alla Terza Cantica in cui scrisse la terza cantica. E veniamo per finire a Dante personaggio per il quale il paradiso è e non può essere altro che questo, cioè che ricerca. Ho già accennato ai dubbi frequenti attraverso i quali il poeta Declina in modo concreto la ricerca di sapere del personaggio. Eh, qualcosa va detto sul desiderio di felicità, cioè sul desiderio di una condizione intellettuale, sentimentale, spirituale che anche in paradiso continua a sfuggirgli. L'arrivo in cielo, annunciato nel primo canto, non basta a garantirgli la visione del sommo bene, né tantomeno il godimento di esso. Anche in paradiso Dante rimane in via. Soggetto alle limitazioni della sua umanità e il suo avvicinamento alle visioni di Dio avviene per gradi in termini umanamente intelligibili, secondo l'unica modalità passibile di narrazione, cioè tramite un processo in cui spazio e tempo continuano a essere implicati non meno che nella rappresentazione dei primi due regni. In questa dimensione il desiderio di vedere e conoscere diviene l'unico principio dinamico che anima e sostiene il personaggio è l'unica realtà narrabile che, an che ancora separi il narratore dal traguardo del poema. Perciò il desiderio della beatitudine e di Dio si accampa come impulso intellettuale e psicologico fondamentale per il pellegrino e nucleo tematico centrale per il poeta. Anzi, proprio nel paradiso... Di fronte al trascendente, all'ineffabile, il desiderio stimola il poeta a sperimentare nuove arditezze espressive finché non avrà più né materie da narrare né parole da dire. E solo a quel punto saranno viaggio e poema veramente compiuti. Per giungere tanto in alto saranno necessari 33 canti e anche quando sarà giunto a quel punto supremo il poeta non potrà esprimere in parole l'esperienza del sommo bene, perché questa ci dirà lo trasportò completamente al di là di parole e memoria, giusto a quanto afferma, fin dal primo canto della cantica. Trasumanar significa per verba, non si può via. Il grande paradosso del paradiso, ciò che lo distingue radicalmente dalle altre due cantiche e lo rende così poco popolare, è Dunque, che esso non contiene in sé il suo centro, il suo bersaglio, il nucleo stesso della materia che esso dovrebbe offrire, e invece differisce o è costretto a differire di cielo in cielo e di canto in canto. Persino nell'ultimo grande segmento, e qui finisco, dedicato all'empirio, Dante rimanda. Fino all'ultimo, quella visione che dovrebbe essere il momento centrale, il cuore dell'esperienza del personaggio lungo tutta la terza cantica, e invece non si verifica propriamente parlando che negli ultimi quattro versi di essa, e anche allora non viene dispiegata agli occhi del lettore come gli altri eventi del viaggio, ma soltanto affermata come esperienza privata e indicibile del privilegiato protagonista. Mentre, per quanto ci riguarda, viene differita definitivamente all'extratesto. Il genio di Dante consiste nella sua capacità di convertire l'inevitabile scacco teologico in trionfo poetico, trasformando l'attesa e il desiderio dell'assente in avvincente motivo narrativo, sicché nel momento stesso in cui rinuncia definitivamente a raccontare la visione di Dio, il paradiso. Si trova tutto scritto, il poema sacro conchiuso a regola d'arte. È questa una di quelle meraviglie metanarrative che mandano in visibilio i critici letterari, ma comprensibilmente servono poco a rendere popolare la terza cantica. In realtà, il modo della visione prescelto dal poeta attesta anche implicitamente l'inutilità della lunga preparazione del personaggio infatti per quanto intensa e sistematica sia la sua preparazione intellettuale spirituale e affettiva i 33 canti non bastano perché alla fine non è Dante che sale a Dio ma Dio che misticamente si dà a Dante il poeta afferma così ancora una volta il supremo mistero della grazia corteggiato, cercato, dibattuto in vari punti della terza cantica e del poema e qui finalmente vissuto in prima persona. È in ultima analisi il mistero della salvezza eterna che alla fine non viene conquistata, ma ottenuta come un dono dell'amore divino. Grazie, ho finito. Grazie, grazie davvero Lino per questa splendida eh, relazione che ha aperto eh, meravigliosamente il nostro, il nostro seminario. Collegando a, a, collegandolo a quello precedente, perché è la tua relazione, più, pur affrontando una domanda specifica, l'ha affrontata eh, attraverso una esplorazione della cantica nella sua totalità e addirittura anche nelle relazioni con le cantiche precedenti. Quindi ci ha dato moltissimo materiale per la discussione sicuramente avremo modo di tornare su tanti punti della tua uh, bella relazione e, e per la quale ti ringraziamo ancora e m, procediamo adesso allora grazie grazie Lino a dopo e procediamo con Eder Webb della University of Cambridge che è un'altra un uh, collega che è, negli ultimi tempi ha collaborato uh, in modo importante con la società dantesca ricordo una sua bella lettura dantis Qualche, qualche mese fa e, e con la quale devo dire anche personalmente ho il piacere di collaborare molto intensamente negli ultimi anni, quindi mi fa molto piacere ecco, avere eh, per quest'ultimo seminario ho radunato alcuni colleghi che stimo moltissimo ma per i quali ho anche dei sentimenti profondi di amicizia. E, Eder eh, ha scritto anche lei alcuni, alcuni libri importanti su Dante e la cultura medievale, il più recente tra questi è Dante's Persons, e negli ultimi anni sta portando avanti un progetto di ricerca che dovrebbe portarlo, speriamo, portarla nei prossimi mesi, alla pubblicazione di un nuovo libro eh, intorno ai, in, alla gestualità, ai gesti, al, nella, nella commedia, eh, anche in relazione non soltanto alla poesia e quindi all'analisi del testo eh, letterario, ma anche in relazione... Alle, eh, alle arti figurative medievali e ai modi in cui la gestualità e le modalità di lettura eh, operano i testi figurativi. E quindi credo che sia legato no, a questa sua ricerca eh, in corso che darà luogo tra poco a questa pubblicazione che tutti attendiamo con grande desiderio e curiosità il, il, suo, il suo intervento di oggi che ha il titolo Indicare il paradiso. A te Edere, grazie ancora per essere qui con noi. Grazie Giuseppe, grazie della tua generosità. Nella terza cantica, In mezzo alle luci delle anime beate, Dante cerca costantemente la guida di Beatrice, o per parlare, operato segnato, come si legge in Paradiso 8. Per il mio intervento di oggi mi concentro sulla dimensione deitica presente nella poesia del Paradiso, focalizzandomi sui gesti visibili e invisibili da vendicare e contestualizzando tale repertorio gestuale anche nel dialogo con l'arte visiva e con le pratiche liturgico-performative contemporanee a Dante. Indicazioni e gestualità che ci indirizzano verso ciò a cui guardare sono presenti lungo tutto il testo del Paradiso, fino all'ultimo canto. Bernardo m'accennava e sorridea perché io guardassi Suso, ma io er era già per me stesso tal qual e volea. A questo punto le indicazioni di Bernardo non risultano più pienamente necessarie per Dante, dal momento che il pellegrino ci informa che stava già facendo ciò che il gesto stava contemporaneamente sollecitando. Nell'ottica di questo allineamento che si incrementa tra i desideri di Dante e le anime intorno a lui, gesti di indicazione diventano simultanee rispetto all'atto stesso. Questi cenni o segni, in grado di rinforzare la scena, forse perfino quando non sono necessarie a indicare, svolgono nel testo un ruolo cruciale di mediazione in favore del lettore. Per Dante, tali azioni volte a indicare costituiscono componenti cruciali di pratiche condivise di devozione. Vedere Cristo crocifisso, come i fedeli medievali si trovavano a fare in vari modi, significava anche guardare la madre di Cristo e al modo in cui il suo lutto veniva esplicitato in atti nelle arti visive e nelle sacre rappresentazioni medievali. Allo stesso modo, vedere l'incarnazione comportava contemplare le rappresentazioni visive della Vergine come ponte tra terra e cielo, con tipologie iconografiche. Um, e vediamo qua uh, la slide numero 2, um, tipologie iconografiche uh, che includono il modello bizantino. Della odigitria, la Vergine che indica il figlio con la mano destra. Questa gestualità devozionale è una caratteristica saliente del paradiso, che può essere letta come un esercizio esteso nella pratica del vedere insieme. Molte volte, questo linguaggio corporeo, così cruciale per le modalità del paradiso è colto da quei pochi illustratori abbastanza coraggiosi da illustrare la cantica. Le letture di questi artisti ci mostrano elementi centrali presenti nel poema, che vengono alla luce più pienamente quando processi di visualizzazione e di embodiment sono richiesti per una rimediazione del testo in nuove forme. La commedia elegge il personaggio di Dante a mediatore dell'esperienza lì narrate, concentrandosi sulla sua reazione a ciò che vede, come modello per la nostra lettura a immersione nel testo. Molti gesti e stati corporei di Dante, così come sono descritti nel poema, si riferiscono alla facoltà di prestare attenzione, azioni come voltarsi, guardare, fare una pausa, indicare e fermarsi. Ciò accade nel corso di tutte le cantiche della commedia ed è un tratto che Sandro Botticelli mostra estensivamente nella sua rimediazione del testo dantesco negli ultimi decenni del Quattrocento. Ma questo modellamento della corporeità condivisa dell'attenzione diviene oltremodo centrale nel paradiso, dove sia il testo sia la, la sua illustrazione ammettono frequentemente l'impossibilità di mostrare ciò che Dante vede e si focalizzano invece sulla gestualità indicante di Beatrice e sui gesti e le espressioni di Dante nel tentare o nel divenire con successo testimone di un'esperienza. Sally Corman ha notato che le illustrazioni del paradiso da parte di Botticelli sottolineano la risposta di Dante a quanto vede, anziché all'oggetto visto, e leggendolo, nelle parole di Corman, intermediario in cui gesti e sguardi inquadrano quella che sarà l'esperienza del paradiso per l'osservatore. Se guardiamo, per esempio, l'illustrazione del canto 20 del paradiso, che sarebbe la slide numero 3, Possiamo notare che Botticelli ci mostra solo Beatrice e Dante nella propria rappresentazione di questo canto. La soluzione che ci aspetteremo per un'illustrazione del cielo di Giove potrebbe essere quella che vediamo nel manoscritto quattrocentesco del Yeats-Thompson 36, questa è la slide numero 4, dove l'aquila domina la scena. Ma Botticelli opta per una soluzione completamente diversa. Torniamo qui al slide numero 5, per cortesia. Quando anche l'artista avesse pensato di ritornare a questa illustrazione per aggiungere un'aquila, la posizione centrale e la dimensione delle figure di Dante e Beatrice mostrano chiaramente che è la loro interazione a raccogliere l'interesse di Botticelli e non la sfida di disegnare un'aquila composta di anime di beati. Come ha scritto Dagmar Korbacher, Beatrice non è fonte di diletto solo per Dante, ma anche per il fruitore dell'immagine di Botticelli, con quell'accenno di un delicato sorriso, citando il verso tredicesimo del canto, O dolce amor che di riso t'amanti. Vediamo qua la slide numero 6. Naturalmente nel testo di Dante questo verso si riferisce alle vive luci dell'Aquila, non a Beatrice. Cambio dantesco verso la moltitudine di anime che compongono l'aquila in un incontro gestuale straordinariamente intenso tra Beatrice, Dante e lo spettatore esterno. Beatrice fuoriesce dalla pagina col suo sguardo e invoca l'attenzione dell'osservatore, introducendoci nella visione con una mano gestualmente espressiva che indica e include ad un tempo. Per Botticelli, quella di fare in modo che una figura guardasse fuori dal dipinto era una pratica comune. Questa pratica fu teorizzata da Leon Battista Alberti, il quale spiega l'utilità di una figura in un'opera d'arte che indica ciò che sta accadendo o invita l'osservatore a guardare, correlando questa pratica alla possibilità di stimolare una risposta emozionale da parte dell'osservatore. Vediamo la prossima slide, per, per cortesia. Forse possiamo immaginare che quel quadrante di cerchio, oltre la mano indicante di Beatrice, sia un'area che noi, in qualità di osservatori, dobbiamo riempire per parte nostra, insieme a Dante, con una visualizzazione stimolata dal testo stesso? Il dialogo con l'aquila, a questo punto del paradiso, riguarda l'inscrutabilità della salvazione e della giustizia divina. La forma dell'aquila, dell immagine divina. Formata dalle anime lucenti dei beati? E concepita per puntare al mistero della giustizia divina, a quell'indicazione di una verità che disvela la limitatezza e la miopia degli esseri umani, incapaci di vedere lontano, e cito qua dal canto venti, e voi mortali, tenetevi stretti a giudicare che noi, che Dio vedemo, non conosciamo ancora tutti gli aletti, ed è né dolci, dolce così fatto scemo, perché il ben nostro in questo ben s'affina. La nostra reazione deve co configurarsi, il testo suggerisce, come un senso di amore, perfino di umiltà gioiosa. Il sorriso di Beatrice, nella rappresentazione di Botticelli, è una risposta speculare a quel dolce amor che di dirisa tamanti. Per quanto pertiene alle illustrazioni di Botticelli, le esistenti pratiche devozionali di volgere lo sguardo ad altri, che a loro volta guardano, hanno il proprio retroterra nelle pratiche pittoriche della storia, portando l'artista a porre maggiore enfasi alle azioni gestuali indicative nei termini di una lettura di momenti chiave del Paradiso. Un altro momento chiave di un indicare, connotato da una particolare intensità effettiva, si trova all'apertura del canto 23 del paradiso. E vale la pena leggere una ventina di versi qui, per la densità della concettualizzazione dell'indicare. Questa, eh, eh, questa citazione si trova qua. Ecco, perfetta, grazie. Come l'augello, intra l'amate fronde, posato al nido dei suoi dolci nati, la notte che le cose ci nasconde che, per veder gli aspetti disiati e per trovarlo cibo onde le pasca in che gravi labor li sono agrati, previene il tempo in sua aperta frasca e con ardente affetto il sole aspetta, fiso guardando pur che l'alba nasca. Così la donna mia stava eretta e attenta, rivolta in ver la plaga sotto la quale il sol mostra men fretta. Sì che, veggendola io sospesa e vaga, «Fecemi quale quei che, disiando, altro vorrebbe, e sperando, s'appaga. Ma poco fu tra uno e altro quando, del mio attender, dico, e del vender, veder lo ciel venire più e più rischierando, e Beatrice disse, ecco le schiere del trionfo di Cristo, e tutto il frutto ricolto dal girar di queste spere». Brani come questi mostrano come l'abilità di Dante di vedere e rispondere alle esperienze del suo viaggio attraverso il paradiso sia mediata attraverso l'osservazione dell'espressione corporea di Beatrice e attraverso l'assorbimento del suo affetto. La similitudine estesa dalla madre degli uccellini, in attesa dell'alba, che si estende dal primo al nono verso, traccia un senso spe specifico di cinesi, una postura anticipatoria di chi è sul punto di un movimento. Si tratta di una meditazione che riguarda stati di attesa aspettativa e di indicazione, uno stare in attesa per essere in grado non solo di vedere, ma soprattutto per mostrare. La similitudine dell'uccello madre pone l'accento sull'importanza del fatto che per Beatrice il desiderio avviene per conto dell'esperienza visionaria di qualcun altro. Questo desiderio ardente di condividere la visione è ripreso nel desiderio di Bernardo per conto di Dante, che dice più avanti che mai per mio veder non arsi più chifo per lo suo. In, questo in Paradiso 33. Un desiderio che, come quello di Beatrice, coesiste con la certezza di Bernardo di soddisfare questo desiderio. L'attività sia di Beatrice sia di Bernardo in questi due esempi di visione privilegiata dal divino avviene per conto di Dante, facendoli passare dal, dalla loro personale contemplazione all'indicazione della visione a Dante. Dante descrive il proprio stato come colpito dall'intensità della condizione di Beatrice, sospesa e vaga, ma allo stesso tempo quello di Dante è uno stato che già ricava gioia dalla bellezza del desiderio che caratterizza Beatrice. Se qui l'atmosfera affettiva condivisa è un'atmosfera di aspettativa, Dante è anche altamente cosciente del proprio piacere insito in, in quell'esperienza condivisa. L'aspettativa raggiunge il proprio compimento in Beatrice che pronuncia la parola ecco, un gesto verbal, verbale indicativo, proprio de, de, del tipo di quelli che Botticelli estende alla dimensione della gestualità visibile, come vediamo nell'istruzione a questo canto, questa è la slide numero 9, dove vediamo Beatrice che lancia gioiosamente il proprio braccio verso l'alto. Interrotto all'altezza del polso, dove il palmo e le dita si aprono in un'elegante curvatura verso le luci sopra Dante e Beatrice. Possiamo vedere la slide numero 9, per cortesia? Ecco qua. Infatti, come quel ecco trionfante, il linguaggio del paradiso trova numerosi modi di portare il lettore alla percezione di un senso di presenza nell'aldilà, un senso di appartenenza a una comunità celestiale che guarda verso il basso e vede da, da lontano gli orrori della divisione e dello sbargimento di sangue. Mi fa piacere citare Lino Pertile qua, che ha osservato che la parola qui è utilizzata frequentemente nel poema in contrasto con la. Per sottolineare la differenza tra la vita terrestre e l'inferno, o tra la vita terrestre e il paradiso, Pertile ha esaminato tre casi nell'inferno dove il qui è variamente ambiguo. Come Pertile nota, il qui sembra spesso accompagnato da un gesto che risulta invisibile al lettore, spingendo questo lettore a un'impresa di immaginazione e interpretazione necessaria a riempire la lacuna. Per un esempio di tale linguaggio deittico possiamo prendere in considerazione il canto 9 del Paradiso, tornando eh, in qualche modo al discorso di prima, quando Conizza volge la propria attenzione a questa lucolenta e cara gioia, con il dimostrativo questa, un termine di vicinanza, espressione di riferimenti condivisi. Questa gioia appartiene al nostro cielo ed è il concetto di prossimità è di nuovo rinforzato dalla formula piume propinqua. Questi termini di prossimità sono anche termini di lode e di affetto. Cunizza dichiara la grande fama di quest'anima, che si è molto dibattuto se a ah, fondamento di questa dichiarazione vi sia la, po la poesia o il suo essere uomo della chiesa o entrambe le cose. Anche quando Folchetto parlerà per se stesso, prima come Cunizza. Dedicherà le sue parole a mostrare un certo atteggiamento verso il proprio passato amoroso e poi nella seconda parte del suo discorso passerà a parlare in lode di un'altra anima, del cielo di Venere. Invece non discuterà mai in nessun, nessun punto la parte meritoria della sua vita, lasciando che il cuore del proprio intervento passi il testimone a gesti rivolti a qualcun altro. Vedi, dice Cunizza, se farsi dè l'uomo eccellente, sì che altra vita la prima relinqua. La seconda persona singolare, Vedi, sceglie di nuovo un destinatario diverso rispetto al vostro vulgo che Cunizza ha richiamato prima nel canto. È diretto, assertivo, in grado di indicare sulla base di questo tono di vicinanza. Presuppone forse un lettore concepito come un individuo piuttosto che come membro di una massa agnata e confusa. Questo vedi è d'altra parte in contrasto con ciò non pensa la turba presente che tagliamento e adice richiude. L'aria circoscritta dai fiumi definisce un gruppo che è ridotto a una mera identità geografica e letteralmente conchiuso in essa, con toni perfino più lugubri. Quella massa impenitente e incapace di comprendere, a cui ci si riferisce nella terza persona, viene poi ridotta ulteriormente ad un indifferenziato indiffer sangue delle genti, che cambia il colore del fiume. Ma tosto fie che Padova al palude, cangerà l'acqua che Vincenzo bagna per essere a dover le genti crude. I membri di questo gruppo non hanno scelto di accettare cangrande una scelta che, secondo Dante, avrebbe dimostrato la loro capacità di giudizio e quindi la loro condizione di individui con un ruolo preciso all'interno di un progetto provvidenziale. Queste sono le esclusioni e le inclusioni che formano la coreografia deitica del paradiso. Passiamo ora a un altro momento in cui il testo ci invita a un vedere insieme in paradiso. Nel canto 10 del paradiso, Dante parla delle sfere celesti, in cui tutto è stato predisposto con un tale ordine divino che ser non può senza gustar di lui chi ciò rimira. In altre parole, è semplicemente la contemplazione dell'ordine divino nei cieli che permette all'osservatore di assaporare, di sperimentare il divino. Guardare è partecipazione. E da qui Dante si sposta di nuovo a un'indicazione inclusiva di come occorre guardare, divenendo il coreografo di uno sguardo corale. E qui ho la citazione sulla slide numero 10, per cortesia. Leva dunque il lettore all'alte rote meco la vista, dritto a quella parte dove l'un moto e l'altro si percuote, e lì comincia a vagheggiare nell'arte di quel maestro che dentro a sé l'ama, tanto che mai da lei l'occhio non parte. Vedi come da indici di rama l'oplico cerchio che i pianeti porta, per soddisfare al mondo che li chiama. La vista del lettore è fermamente diretta ai cieli, in, contra in contrasto con il gesto di chinare estremamente il capo descritto nel canto parallelo del Purgatorio, il decimo. Qui in una corrispondenza verticale dell'esperienza purgatoriale di mantenere gli occhi verso la terra, al lettore o all'osservatore viene chiesto di guardare in su e ammirare l'arte divina che è nei cieli, da notare quel vedi, l'ingiunzione a vedere, a seguire lo sguardo del poeta. Il paradiso di Dante, d'altra parte, cerca in una miriade di modi come coinvolgere il lettore in una comunità che guarda insieme. Il gesto chiave qui è guardare in su e guardare insieme, contrario allo sdegnoso innalzamento del sopracciglio di Farinata, le le ciglia. Qui lo sguardo è alzato insieme agli altri, leva dunque lettore all'altra rote, meco la vista, insiste il poeta. Questo atto di guardare insieme come gruppo di lettori radunati insieme al poeta potrebbe condividere il proprio impulso gestuale collettivo con le laudi spirituali, e in particolare quelle che si incentrano sui gesti di dolore della Vergine. Cerilla Barr ha documentato la pratica di cantare nelle cerimonie e nelle procezioni tipiche delle confraternite, richiamando l'attenzione al verso Levate gli occhi e riguardate, che si trova nel manoscritto Cortonese 705. Il testo nel brano Che riporto recita come segue, e questa è la slide uh, numero 11, per cortesia. Levate gli occhi, riguardate, morto è Cristo oggi per noi, le mani e i piedi in croce e a chiavate, aperto il lato e triste è noi. Piangiamo e facciamo lamento. E narriamo del suo tormento. Questa testimonianza di una pratica vissuta che pone l'accento sulla gestualità condivisa di guardare insieme, di fissare l'attenzione e gli affetti di ciascuno su un oggetto condiviso di devozione. Può aiutarci a farci un'idea di cosa possa significare l'atto di levare la vista e guardare insieme a Dante. Possiamo anche prendere in considerazione le sacre rappresentazioni medievali per vedere come gli eventi intorno alla crocifissione di Cristo erano resi visibili e potenzialmente aperti alla partecipazione degli spettatori, in modi sim simili alle modalità in cui il Paradiso cerca di portare il lettore a vedere. E partecipare alle espressioni di affetto dei beati, dalla percezione di una pace e amore celestiali al dolore e alla rabbia delle farse terrestri. Il Plantus Marie di Cividale, risalente al XIV secolo, per esempio, contiene circa 79 rubriche che denotano gesti, per un totale di 127 versi. Queste rubriche sono molto specifiche per quanto riguarda le gestualità di indica, indichi, indicazione, ad esempio. È il posizionamento di braccia e mani. L'Apostolo Giovanni, per esempio, rivolge i propri gesti alla croce e poi si indirizza al pubblico, portandolo dentro all'azione. Importante notare che un dito indice proteso indica un atto di accusa, mentre in questo caso sono usate due dita, unendo l'indice con il dito accanto in una leggera curva. Le tracce testuali del dramma medievale che sono a noi accessibili oggi non rivedono spesso il linguaggio corporeo delle performance. Il manoscritto del Plantus Marie di Cividale con, uh, costituisce dunque una preziosa testimonianza del peso immenso attribuito alla gestualità nel dramma medievale. La rappresentazione performativa del lamento comporta gesti attentamente orchestrati, il cui fine è mostrare o esprimere dolore. A cominciare dalle braccia di Maria Maddalena protese verso il pubblico, così da coinvolgerlo e orientare l'attenzione verso la croce. Questa attenta orchestrazione di gesti in sequenza è concepita per ottimizzare la resa e il portato emozionale e affettivo della rappresentazione. Il paradiso di Dante si fonda e dipende da una serie di risorse e pratiche visive condivise, non semplicemente riferimenti visuali a iconografie, che sono parte di un patrimonio comune di conoscenza, ma anche a quelle pratiche di osservazione e lettura che coinvolgono un movimento dello sguardo e del corpo da un'immagine a un'altra e creano legami semantici e emozionalmente congegnati tra le risonanze che intercorrono tra quelle stesse immagini. Questo significa, mi permetto di suggerire, vedere con il testo e non solo leggerlo, secondo un senso strettamente letterario. Grazie. Grazie a te, Eder, davvero per questa bellissima eh, lezione che anticipa insomma alcuni dei temi, dei risultati della tua ricerca. Tutti spunti molto nuovi, molto interessanti, e anche in questo caso sicuramente avremo modo poi di di parlarne nella discussione finale per cui ti ringrazio davvero di cuore passiamo, passiamo quindi all'intervento successivo che vede Niccolò Maldina ancora un, insomma, uno studioso bravissimo tra i più bravi della sua generazione ma ormai diciamo tra i più bravi in assoluto già affermato a livello internazionale nonostante la giovane età si è formato qui a Bologna, poi ha fatto il dottorato a Pisa, ha lavorato per qualche tempo nel Regno Unito e ora siamo ben felici di averlo di nuovo qui con noi all'Università di Bologna dove insegna letteratura italiana. E tra le sue le pubblicazioni sicuramente al momento quella più importante è il libro Impro del mondo sulla predicazione e i geni della letteratura religiosa medievale. L'intervento di oggi ha poi affrontato tanti temi legati, appunto, soprattutto alla dimensione biblica, eh, religiosa della poesia dantesca in relazione alla cultura religiosa medievale e ai generi eh, della cultura religiosa, soprattutto la predicazione, appunto. Su intervento di oggi eh, è dedicato, eh, sotto il titolo suggestivo per forza di scrittura, al tema Dante Personaggio. E Dante, autore nel paradiso. A te la parola Nicolò, e grazie per aver accettato il nostro invito. E il microfono, Nicolò, non ti sentiamo? O sono io che non ti sento? No, dicevo grazie, ora mi senti? Eh. Perfetto. Ecco, Perfetto, scusate l'inconveniente tecnico, no? dicevo grazie, grazie a te Giuseppe per la troppo generosa presentazione e alla Società Dantesca per l'invito che mi consente di, di svolgere un discorso sul quale sto, sto ragionando e che sin da subito, ma come si evince dal titolo, va sotto l'etichetta generale del eh, ragionamento, eh, per meglio comprendere cosa voglia dire eh, che Dante è un auctor biblicus. Più nello specifico, quello che vorrei fare io e provo a riassumere in maniera programmatica alcune coordinate essenziali sin dall'inizio è eh, concentrarmi su un personaggio del paradiso, cioè Dante stesso, nella sua duplice veste di eh, personaggio e autore del, dell'opera che narra le vicende di questo, di questo personaggio. Evidentemente all'interno di una idea. Della, della commedia che eh, mi sembra sostanzialmente condivisibile nelle sue linee generali, che è quella di, mh, che consiste nel considerare la commedia come un'opera sostanzialmente parenetica, cioè volta a eh, suscitare una reazione nel, nel lettore eh, che si traduce o si dovrebbe tradurre in una Ehm, aiuto, ausilio eh, un, a migliorare la propria condotta dal punto di vista morale. Sostanzialmente dunque eh, si tratterà di eh, provarsi a declinare alcune linee essenziali di come nel paradiso Dante si rappresenti non solo in quanto personaggio del poema ma anche in quanto futuro autore di quest'opera, di quest'opera eh, parenetica appunto, il cui portato parenetico, cioè come abbiamo detto l'utilitas. Morale per, per i lettori eh, si definisce: è opportuno dare partire proprio da questa definizione generale, alla luce appunto del eh, suo statuto di racconto pseudo-autobiografico di un percorso di redenzione spirituale attraverso la diretta esperienza dei tre regni oltremondani, concessa per grazia divina a un individuo privilegiato, Dante, affinché egli redima non solo i propri peccati. Ma favorisca la conversione morale dell'umanità intera per mezzo sia del valore esemplare della propria parabola penitenziale, quella narrata nel poema, sia per mezzo della rappresentazione delle sorte oltremondane, delle, dei diversi comportamenti umani. E questo è il valore esemplare delle anime incontrate da Dante durante l'Italia, così come è definito nella maniera più esplicita da, dall'investitura di cacciaguida che chiude Paradiso 17. Quindi abbiamo da un lato la narrazione di un'eccezionale esperienza escatologica e dall'altro la finalità parenitica che quella narrazione si attribuisce e a tenere insieme queste due prospettive l'autorevolezza profetica dell'autore e dunque di riflesso dell'opera stessa, la quale autorevolezza costituisce assieme il culmine del percorso di purificazione spirituale di Dante, personaggio e la razza ultima della poesia, della della commedia. Ebbene, dunque, bisogna partire, nonostante il mio intervento si concentrerà sul, sul paradiso, dal purgatorio, ossia dal luogo in cui quel percorso di purificazione personale di Dante trova la propria conclusione e la definizione della eh, natura profetica della scrittura dantesca viene formulata per la prima volta esplicitamente nel poema. Mi riferisco naturalmente a Purgatorio 32. Laddove eh, si assiste alla prima delle cosiddette investiture profetiche, quella che si registra ai versi 100-105, però in pro del mondo che malvive, eccetera. In particolare, punterei l'attenzione per introdurre la eh, prospettiva che intendo dare alla, eh, al tema che mi sono scelto in riferimento al Paradiso, su un dato noto e già ben investigato da Peter Hawking, cioè dal fatto che questa investitura è preceduta da una ventina di versi prima, dà un esplicito riferimento ai tre apostoli che assistono alla trasfigurazione di Cristo, cioè Pietro, Giovanni e Giacomo, evidentemente in una funzione che è anche di autorappresentazione autoriale, una similitudine che paragona Dante al risveglio di Dante, quello tre apostoli che precede immediatamente l'assunzione di un'autorità profetica da parte di Dante stesso. Dicevo, questo è un dato noto, ben studiato da Peter hopkins che il quadro Rilevato come eh, evidentemente Dante non a caso si equipari a questi tre apostoli e agli apostoli prima di assumere un'identità profetica. Questo ci porta, muovendoci verso il paradiso, a guardare ai canti i cosiddetti degli esami sulle virtù teologali già menzionati nell'intervento di Lino Perdine, come uno dei luoghi paradiso in cui più. Eh, Direttamente ci si aspetterebbe una migliore definizione della natura profetica dell'opera dantesca e dell'esperienza narrata da, nella, nella commedia, il che avviene, anche questo è cosa nota, è avviene a buon diritto se è vero, come è vero, che eh, sin da Sant'Agostino, sin da Sant'Agostino del Dedoctrino Cristiano, una fortunata e, e lapidaria definizione del contenuto delle opere profetiche cristiane, formulata appunto da Agostino, Riduce o oh, riduce per modo di dire i contenuti di, di un'opera profetica cristiana proprio all'esortazione alle tre virtù teologali: fede, speranza e carità. Dunque, nei canti dedicati agli esami, cui Dante si sottopone su queste tre virtù si eh, trova, diciamo così, per questa duplice ragione, uno dei luoghi della commedia in cui più precisamente viene articolato il senso del portato parenetico dell'opera. Dell'opera dantesca da un lato e dall'altro, dell'identità profetica del poeta che la narra. Ebbene, questa è eh, la ragione per cui intendo concentrarmi sostanzialmente su questi, su questi canti, pur provando a delineare alcune linee che possono essere valide per un'esegesi più complessiva del poema, del, mh, della terza cantica del poema, scusate. Ma è mh, la prospettiva che vorrei adottare per attraversare questi tre canti è pienamente evidente alla luce di altri due aspetti che ci aiutano a meglio comprendere l'importanza di questi canti ai fini dell'autorappresentazione profetica di, eh, di, Dante, di Dante, autore. Partendo dalla, dalla loro conclusione, beh, trovo significativo che eh, a Paradiso 27 il felice esito di tutti e tre gli esami su fede, speranza e, e carità si eh, trovi la propria conclusione in quella invettiva. Di San Pietro, che occupa i versi 16-66 di Paradiso, Paradiso 27, è già ricordata da Rino Perti, l'inventiva con cui San Pietro si scaglia contro la corruzione, la corruzione del, del papato. Perché, evidentemente, questo è un argomento che ho già eh, affrontato altrove, quindi non, non mi ripeto qui: evidentemente il portato parenetico dell'opera dantesca intende esplicitamente riempire nei confronti del proprio lettore, un vuoto istituzionale, cioè intende sostituirsi o comunque compensare la inefficacia della Chiesa in quanto guida morale dell'umanità, inefficacia determinata dalla sua corruzione di ordine, di ordine morale. Quindi non per caso i canti in cui si parla delle virtute logali che sono l'oggetto privilegiato del discorso profetico, in cui Dante si confronta direttamente con i tre apostoli con i quali si, ai quali si era paragonato esplicitamente prima della sua, investitura, della sua prima investitura profetica, eh, sono conclusi da una zona del poema in cui culmina anche il discorso contro la corruzione delle gerarchie, delle gerarchie ecclesiastiche. E dunque diventa rimarcata in questa maniera l'importante e la centralità di questi canti ai fini della sua rappresentazione di Dante in quanto personaggio e autore. Della, della commedia diventa, dicevo, essenziale capire <coughs> alcuni snodi del discorso, del discorso eh, in questo, svolto in questo senso da Dante a Paradiso 24, 25 e, e 26. Ebbene, all'inizio, cioè all'altro capo degli esami, si trova una dichiarazione che sin da subito ci pone lungo una, una possibile traiettoria. Alludo proprio all'incipita, all'apertura di Paradiso, Paradiso 24, il canto dedicato All'esame sulla virtù teologale della, della fede, che conviene rileggere per mh, averlo appunto a mente. O sodalizio eterno alla gran cena del benedetto agnello, il qual vi ciba, sì, che la vostra voglia è sempre piena, se per grazia di Dio questi preliba di quel che cade della vostra mensa, prima che morte tempo li prescriva, ponete mente all'affezione immensa e roratelo alquanto. Voi bevete sempre del fonte, onde viene quel che pensa. Ecco, ciò che mi sembra opportuno isolare da questo, questo incipit è l'evidente, quasi eh, esibito, ribaltamento o correzione dell'immagine eponima del trattato eh, filosofico di Dante, del convivio, l'idea della mensa. Che nella quale si preliba la sapienza, ai piedi della quale siede Dante, il quale può raccogliere le briciole di questa, di questa sapienza, raffigurata appunto come un alimento secondo una topica, topica metafora, ebbene il ribaltamento si gioca tutto nella distanza che intercorre tra la sapienza mondana di cui si cibano i ehm, sapienti che sedono alla mensa del, tra, della, del convivio, del trattato filosofico, e la scienza rivelata di che viene eh, mangiata, consumata al sodalizio eh, eletto alla gran cena del Benedetto Agnello, a cui Dante per grazia viene eccezionalmente, viene eccezionalmente ammesso prima, prima della sua morte. E quindi, questa contrapposizione tra argomenti filosofici da un lato e la scienza rivelata che. Eh, divinamente, divinamente rivelata, che costituisce, a mio avviso, una delle nervature essenziali dei canti dedicati agli esami delle virtù teologali e sulla quale vorrei mh, proporre qualche, qualche riflessione. Nel contesto, è bene dirlo, di una rimeditazione critica di questi canti, ci sono studi molto recenti di Baranski e di Lino Pertile, rispetto ai quali mi propongo solo di dare qualche minima integrazione e, e qualche elemento di, di, di originalità. Ecco, dicevo, lungo questa linea l'opposizione tra la sapienza filosofica da un lato e dall'altro la scienza, la scienza rivelata. Quindi il rapporto con la filosofia della Bibbia, con, con la filosofia che è al centro sin, sin da subito ed è sviluppato in maniera estremamente chiara e precisa sin dalle battute finali dell'esame sulla fede, cioè dal primo esame che Dante sostiene, penso in particolare... Ha ah, i versi 133 e seguenti di Paradiso, Paradiso 24, quando Dante, per argomentare le ragioni eh, della propria formazione in materia di fede, sostiene che a tal creder non ho io pur prove fisiche e metafisiche, ma dalmi anche la verità che quinci piove per Mosè. Per profeti, per salmi, per l'Evangelio e per voi che scriveste, poiché l'ardente Spirito vi fe almi. Ciò che Dante squaderna qui è in elenco eh, articolato e complesso l'intera, da un lato, sapienza filosofica, cioè fisica e metafisica, e dall'altro l'intera estensione dei generi vetero e neotestamentari che compongono la, eh, la Bibbia, quindi Mosè, profeti, salmi, da un lato. Evangelio i Vangeli e le opere degli, degli Apostoli ispirati dallo Spirito Santo. Ecco, in questo caso le due eh, dimensioni coincidono, comunque supportano il mio discorso. Il che succede anche, non per caso, specularmente, nel, nel, in occasione dell'esame sulla, sulla carità: laddove Dante, e siamo a Paradiso 26, versi 25 e 25 seguenti, laddove Dante dichiara che per filosofici argomenti, per autorità che quinci, cioè dal paradiso, scende, con tale amor conviene che i messi in prenti. Laddove di nuovo i filosofici argomenti e l'autorità ispirata vanno a costituire i due puntelli su cui si regge la scienza esibita da Dante di fronte, di fronte agli apostoli. È però da notare che la... Eh, Assunzione, la legittimazione del discorso filosofico come fondamento della risposta di Dante passa attraverso un vaglio molto preciso e appunto esibito in questi due passi, cioè l'assunzione della scienza rivelata, della sapienza che qui in ci piove ed esibita nell'uomo, resa disponibile all'uomo attraverso la Bibbia come testo rivelato, è assunta da Dante, mi sembra, come il metro di paragone sulla base del quale misurare la giustezza. La correttezza o la scorrettezza di un argomento filosofico. Ossia, le speculazioni filosofiche terrene possono essere seguite proficuamente e positivamente solo se concordanti con quanto si apprende attraverso un attento studio, un'attenta meditazione, un'attenta lettura della rivelazione che Dio ha voluto concedere a tutti gli uomini, non solo a degli individui privilegiati come Dante. Perché laddove Dante è, eh, diciamo, ammesso direttamente a visitare, ad avere diretta esperienza dell'origine della sapienza profusa nella Bibbia, il paradiso, a tutti gli uomini è concessa questa possibilità, pur di secondo livello, di accedere al medesimo contenuto sapienziale attraverso la lettura, lo studio e le corrette esegesi della rivelazione, rivelazione biblica. Ciò chiarito. Sì, ehm, il luogo, come no, che eh, più di tutti eh, porta questo discorso a una autorappresentazione autoriale di Dante è il canto 25, laddove Dante parla, parla della speranza e si affronta l'esame sulla virtù teologica della speranza. Ed è proprio in questo senso che volevo provare ad integrare un po' i discorsi noti su questo canto con qualche elemento elemento di originalità. Perché l'attenzione la, ehm, a Paradiso 25 sotto questo riguardo si concentra soprattutto, ed è cosa nota, nel fatto che, nella sua prima parte, nel dialogo tra San Giacomo e Beatrice, si definisce da un lato l'itinerario penitenziale di Dante come promosso, favorito e eh, reso possibile dall'eccezionale speranza di Dante, l'eccezionale pratica che Dante ha della speranza, e dall'altro il portato parenetico della eh, diretta esperienza del paradiso concessa a Dante da Dio, viene ricondotto da San Giacomo proprio al conforto della speranza. Ecco laddove in cui è il luogo in cui proprio si saldano quei due aspetti che avevo, avevo eh, riassunto spero in maniera chiara e non troppo scorretta nella definizione iniziale del portato parenetico della commedia. E Dunque questo canto è quello in cui più di tutti si definisce l'importanza della diretta esperienza del paradiso a offrire un contenuto eh, alla profezia, profezia dantesca. E in questo senso viene anche eh, annoverato, viene anche eh, discusso il famoso, famoso eh, elenco. Fatto da Dante, delle autorità sul, bibliche sulle quali lui ha basato la propria adesione alla virtù della speranza, che è quello ospitato dai versi 73 seguenti del canto in cui si cita il Salmo 9. Sperino in te nella sua teodia dice: Coloro che sanno il nome tuo e chi non lo sa, se li ha la fede mia. E quindi viene dittato il Salmo 9 come fonte vetero testamentaria. Della uh, speranza dantesca e adesso si associa l'epistola, l'epistola cattolica, la prima epistola cattolica attribuita a Giacomo il Maggiore, tu mi stillasti con lo stillar tuo nella pistola, poi sì che io son pieno e in altrui vostra pioggia repluo. Ecco questo elenco che si chiude con l'indicazione che Dante è stato riempito da questa uh, rivelazione. Eh. Metaforicamente eh, indicata come una pioggia, autorità che qui ci scende, la metafora attraversa tutti e tre i canti e qui viene declinata in riferimento a Dante che come un vaso viene riempito e, ed è talmente pieno che riversa su altri la medesima, la medesima sapienza. Ecco, questa, questa occorrenza è generalmente messa in rapporto con un passo notissimo degli atti degli Apostoli, Atti 2-4, in cui gli Apostoli, in occasione della discesa pentecostale dello Spirito Santo, sono definiti appunto repleti, ripieni. Dello Spirito, dello Spirito Santo. L'elemento di eh, originalità, o comunque la proposta che vorrei discutere, è quella di poter considerare assieme a questo anche un altro intertesto che non intende sostituirsi a, a questo, ma intende integrarsi piuttosto per ulteriormente eh, articolare il discorso. Ed è sempre un intertesto biblico, un intertesto in questo caso paolino, che è l'Epistola ai Colonnesi, in cui nel eh, capitolo 2, versetti 8 10. Occorre, di nuovo, la parola, il termine diffusissimo eh, repleti, mh, a indicare però coloro che sono repleti della scienza biblica, non appunto, da, scusate, della scienza della sciendica. E, qui torniamo al discorso relativo al convivio dal quale sono, uh, ho preso le mosse, eh, vengono in questo passo dell'epistola a Paulino contrapposti eh, a quanti invece eh, si educano seguendo la filosofia. Filosofiam, eh? scrive Paolo, et inane, inane, fallaciam secundum, tradizionem, ominum. Mm? Ecco, quindi questo passo propone una distinzione sostanziale tra coloro che seguono questa linea nella propria educazione e coloro che invece sono repleti di cosa della plenitudo divinitatis. E quindi c'è questa distinzione diametrale opposizione tra coloro che si, ed si educono secondo gli elementi del mondo, traducendo letteralmente un'altra espressione di questo passo Paolino, e coloro che invece si educono secondo un Christum. Evidentemente questa è un'idea di plenitudine che non è perfettamente coincidente con la plenitudo apostolorum significata in occasione della discesa pentecostale, ma ad essa si integra nel definire non il ruolo dell'apostolo eccezionalmente ispirato direttamente dallo spirito, dallo spirito Santo, ma di quanti tutti possono comunque edu educarsi in maniera corretta seguendo, seguendo le rivelazioni avute da costoro, quindi seguendo quella rivelazione di secondo grado che è appunto la la Bibbia e lo fa in un contesto che mi sembra ben dantesco nell'opporre la filosofia alla scienza rivelata a meno che le due non, non, non coincidano. E si tratta di una eh, opposizione che eh, trova. Trova ehm, riscontro in tantissimi altri, altri luoghi, luoghi del Paradiso. In rapporto soprattutto al dettato che ho citato per espressioni salienti di questo passo paolino, mi sembra significativo che la zona centrale del Paradiso sia aperta dalla celebrazione della positiva predicazione di Francesco nei confronti del Sultano, il che però viene detta da Dante come una predicazione che pone al proprio centro Cristo, predicò Cristo, e allo stesso modo in cui ai Colossesi la giusta scienza è cristologica, sono coloro che si educano secundum Christum, e si ha poi conclusa Paradiso 29 con la famosa invettiva contro i cattivi predicatori dei generi che invece di predicare Cristo, predicare la Bibbia, predicano Ciance, che coincidono con argomenti filosofici e speculativi discordanti dalla scienza, dalla scienza rivelata. Quindi questa epistola. Questo brano dell'epistola offre una delle nervature essenziali della polemica antiecclesiastica da un lato e della autorappresentazione di Dante dall'altro, così, così come si svolge nel Paradiso. E assumere questo intertesto dietro al repluo di eh, Paradiso 2578 consentirebbe, e mi avvio alle conclusioni, di eh, meglio. A mio avviso, tratteggiare la fisionomia di Dante, autore della commedia, così come emerge nei canti del cielo degli esami, scusate, sulle virtù, virtù teologali. Perché, se è vero, come è vero, per le ragioni che abbiamo detto in riferimento allo scambio tra San Giacomo e Beatrice nella prima parte di Paradiso 25: che Dante è profeta, anzitutto perché è stato eccezionalmente ammesso a vedere ciò, anzi la morte, ciò, il contenuto escatologico che è oggetto del poema. E però nel brano di Paradiso 2573 seguenti, quello del Io son si pieno. In altruico pioggia repluo Se questo brano viene letto in rapporto non solo alla plenitudine apostolorum degli Atti degli Apostoli, ma anche in riferimento a questo brano dell'Epistola ai Colossesi, emerge l'idea che eh, Dante ostenti la propria formazione biblica e la propria, il proprio contenuto eh, con, scusate, il contenuto biblico del proprio, del proprio testo. Ciò che Dante ripiove è la sapienza. Che non ha esperito direttamente, ma ha appreso attraverso Davide e San Giacomo, la quale si integra perfettamente con l'esperienza diretta che egli, che egli ha avuto. Trovo che questo arricchisca eh, notevolmente e in maniera decisa la eh, caratura profetica del personaggio Dante, in quanto futuro autore della Commedia, perché in questa maniera Dante si presenta in questa zona centrale. Della propria autorappresentazione autoriale, come profeta, nella accezione più ampia che la cultura teologica tardo medievale dava al termine. La quale, e qui naturalmente ehm, devo riassumere in maniera molto drastica, però è lecito sostenere che in accordo con le riflessioni teologiche dottrinali tardo medievali esistono sostanzialmente due tipi di, di profezia. Ehm, in Intesa come non predizione di eventi futuri, ma appunto come eh, opera a contenuto morale, a beneficio morale del, dell'umanità, dicevo, esistono queste due tipologie per cui esistono alcuni individui, i santi eccezionalmente ammessi ad avere una rivelazione. Diretta che devono riproporre agli altri, ma esistono anche altre figure che non sono eccezionalmente ammesse a questa ehm, possibilità e che debbono fondare la propria opera profetica, inteso appunto come utilità, opera scritta in pro del mondo, sulla, sulla eh, lettura e riproposizione ad altri delle rivelazioni concesse ad, uh, a questi individui privilegiati e dunque Dante che ad una sia profeta in senso eh, ecce individuo eccezionalmente, eccezionalmente concesso una diretta esperienza una diretta rivelazione sia auctor biblicus cioè un eh, autore di un'opera parenetica che fonda il proprio discorso sulla Rivelazione. Rivelazione biblica diventerebbe profeta nel senso più ampio che la cultura teologica medievale assegna, assegna al termine. E questo è un eh, aspetto estremamente importante. Per quanto riguarda l'articolazione del discorso parenetico non profetico parenetico medievale, se si pensa che esistono documenti, ne cito soltanto uno, ne riassumo soltanto uno per questioni di, di, di tempo, esistono documenti in cui si dice esplicitamente che coloro che non sono ammessi alla rivelazione eh, escatologica possono eh, comunque svolgere una positiva morale di guida nei confronti dell'umanità ripetendo la rivelazione biblica. Che è un'epistola, quel documento a cui faccio riferimento, di Sant'Ambrogio che si rivolge a un eh, neo neoeletto eh, episcopo, eh, il quale chiede consiglio su come possa svolgere meglio il suo compito e appunto eh, Sant'Ambrogio riprende proprio il brano dell'epistola ai colossesi dal quale sono partito per dire se non hai la possibilità di avere una rivelazione direttamente, beh, allora devi ripetere la Bibbia, in sostanzialmente devi riempirti. Questo è il lessico di questo brano eh, ambrosiano: devi riempirti così tanto di scienza biblica fino ad arrivare al punto che ne sei talmente pieno che potrai ripioverla. Su altri. La vicinanza col brano dantesco di Paradiso 25 è spiazzante, a mio modo di vedere, anche se è difficile che proprio questa ne sia la fonte, e mi sembra che eh, questo mh, contribuisca a meglio definire l'autorrappresentazione la di Dante in quanto auctor biblicus, la quale a sua volta si e intratteggia l'immagine di Dante, autore profeta, che scrive in pro del mondo, così come emerge dalle sequenze di investiture profetiche che proprio Paradiso 25. Nel discorso di San Giacomo trovano una delle proprie conclusioni più emblematiche e, e, e precise. Vi, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Nicolò. Siamo noi che ti ringraziamo per questa interessantissima relazione e per insomma, gli spunti che ci hai dato, davvero molto, molto interessanti e che hanno raccolto insomma. Lavori già portati avanti, ma hanno aggiunto oh, davvero dei punti importantissimi e anche questi avremo modo naturalmente di approfondirli nella discussione eh, tutti insieme alla fine. E proseguiamo questa linea di attenzione alla, ehm, alla cultura religiosa, al dialogo con la Bibbia, eh, da parte di Dante, con uno dei, dei massimi esperti internazionali di questi studi, Paola Nasti che è pur italiana si è formata, eh, negli, si è formata in Inghilterra all'Università di Reading dove ha insegnato eh, a lungo e mentre ora si trova invece negli Stati Uniti, almeno non in questo momento, ma si trova a insegnare negli Stati Uniti presso la Northwestern University. Appunto eh, il, il cuore delle, dei suoi studi eh, importantissimi su Dante è proprio quello del rapporto con la Bibbia e in particolare eh, approfondito tra i vari aspetti. Eh, la, tra la tradizione salomonica, quindi i libri salomonici della Bibbia, e, ehm, che sono stati oggetto poi del suo libro molto importante, anche questo uscito da Longo, ehm, Favore d'amore e Saver profondo, eh, ed è proprio a partire anche o dialogando con questa sua linea eh, di, di ricerca che ehm, ci proporrà adesso un intervento sulla voce di Salomone e la locuzio angelica nel Paradiso. A te, Paola e grazie anche a te per essere qua con noi. In questo caso io non sento l'audio. Ecco, ecco mi sentite? Eh, sì, grazie. dicevo grazie a Giuseppe e grazie alla Società Dantesca per questo invito uh, bello e um, importante. Ecco, vi parlerò di un tema specifico, eh, in particolare eh, di quanto. Um... Dante uh, ci dice sulla uh, voce, sulla voce angelica e sulla voce paradisiaca, ho delle uh, slides che um, però non leggerò tutte, leggerò alcune citazioni, um, mentre uh, quelle più lunghe uh, sono uh, qui per voi, um, potrete leggerle uh, credo uh, quando consulterete o se vorrete consultare la registrazione del mio intervento. Ecco, sul finire del paradiso, nel dichiarare sacro il poema che l'ha fatto per molti anni macro, Dante volge lo sguardo a Firenze e canta. Con alta voce ormai, con altro vello, ritornerò poeta. Che voce immaginava di poter avere il poeta del poema sacro? Non c'è dubbio che, come ci ricorda Lino Pertide in una sua recente lettura di Paradiso 25, la voce qui immaginata da Dante sia la sua poesia, i suoi versi. Eppure questa voce potrebbe riferirsi anche ad un atto performativo, all'emissione sonora, che secondo alcuni pensatori medievali era addirittura una sostanza materiale, uno spiritus, che raggiungeva l'orecchio quasi come a toccarlo. C'è dunque forse una fisicità della voce che non dovremmo trascurare. A riprova basti ricordare che in più punti del poema la l'Alighieri riflette proprio sulla produzione della voce, menzionando gli organi che la emettono e addirittura i denti che ne modificano il suono. La dimensione fisica della voce va considerata non solo per cercare di intuire la qualità, Quasi il tono della voce nuova che Dante dice di aver acquisito, ma anche le potenzialità attribuite alla funzione propriamente fattica. Che potere conferiva Dante alla sua voce e in particolare che potere poteva avere la voce guadagnata da Dante in paradiso? Un indizio. Ce l'ha dato Dante stesso pochi canti prima, quando il nostro fa dire a Cacciaguida che la sua voce sarà molesta. Che se la, tua vo che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nutrimento lascerà poi quando sarà digesta. In questi emer versi emerge ancora una volta la fisi fisicità della voce. E se infatti, è come la descrivevano i filosofi naturali, una specie di bolla d'aria informata dal suono che si propaga nello spazio fino a toccare l'orecchio, che secondo alcuni per ascoltare deve proprio gustare e digerire il suono. Dante sapeva che la sua voce sarebbe stata molesta, amara al gusto per alcuni. E tuttavia questa definizione non può essere che parziale, limitata, cioè a chi subirà gli, gli attacchi del poeta. L'enfasi di Cacciaguida è invece su Vidal nutrimento. La voce che Dante immagina di avere ha dunque un effetto vivificante e trasformativo. Si direbbe quasi somigliare alla voce dei profeti e di, e di Dio nella Bibbia. Nella Bibbia, come potete immaginare, la parola voce è piuttosto ricorrente. Si descrive la voce soprattutto di Geremia, ma anche quella di eh, Davide salmista, di cui ha parlato Maldina, e non si può non pensare alla vox clamantis in deserto di Giovanni Battista, ricordato da Dante stesso nella Vita Nova. Come sappiamo, la Bibbia parla anche di vox populi. Ma la voce più ricorrente e naturalmente più potente è la vox domini de cielo, la, la voce di Dio ehm, che arriva dal cielo e che le, le scritture dicono di preservare. È questa la voce del vera verace autore che, nel, gene nel Genesi para parafrasato da Dante, parla a Mosè descrivendo il proprio potere, la voce del verace autore che dice a Mosè di sé parlando. Io ti farò vedere ogni valore. Dante stesso dice di aver ascoltato la voce del cielo nel paradiso terrestre ed è una voce di rammarico per i mali della Chiesa e del mondo. E ecco qual esce di cuor che si rammarca tal voce uscì del cielo ecco tal disse una vecella mia com'al se carca. Il fatto che, come tanti scribadei, Dante, personaggio ascolti e poi da poeta trascriva la vox domini, è parte essenziale del carisma scritturale che egli si costruisce nel poema. La voce di Dante si presenta infatti come voce che ridice le voci divine che ha udito nei regni della salvezza. Fra queste voci ci sono innanzitutto quelle degli angeli, soprattutto in purgatorio. Queste voci eh, sono più liete. Uh, oltre che più uh, vive di quelle mortali. Ne vedete qui alcune citazioni. Queste voci proclamano le uh, beatitudini e guidano il pellegrino attraverso il purgatorio e poi il paradiso. Tornerò a breve a parlare della voce degli angeli, ma per completare questa brevissima rassegna delle voci divine o sante che Dante ascolta e riporta nella commedia o dice di riportare nella commedia, ehm, aggiungerei eh, le voci dei beati stessi. Eh, i, le voci dei beati sono infatti eh, sante, cioè ispirate da Dio. Come ricorda Dante in una terzina di, eh, tracimante di neologismi giovanei che vedete qui ora sulla slide, um, i, 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 um, i beati leggono nella, monte, nella mente divina, si illuiano. Uh, uh, le terzine che uh, vedete qui sono riferite in particolare a Folchetto uh, di Marsiglia. Dio vede tutto e tuo veder uh, si illuia di suo beato sperto. Proprio in questi versi di Paradiso 9, Dante associa l'esperienza della visio dei esperita dai beati con la qualità della loro voce. Poiché Folco gode della letizia eterna, infatti, la sua voce trastulla i cieli con il suo canto. Non si tratta di un'eccezione. In tutto il paradiso le voci dei beati sono spesso associate ad un piacere spirituale che è sentito non solo dalle altre anime eh, della corte di Dio, ma ehm, anche dal cielo stesso. Anche di questo piacere avremo oh, modo di parlare, ma per ora anda eh, notato che la voce di Folco è chiaramente descritta come angelica e più speci specificamente serafica. Vedete l'ultima terzina, dunque la tua voce che il ciel trastulla, sempre col canto di quei fuochi pii che di sei ali facevano la coculla, perché non soddisface ai midisi? Un altro accostamento tra la voce angelica e quella di un beato, e per essere più precisi, di un beato che come folco in vita fu anche poeta, è quella di Salomone Scribadei e autore di Dante. Nel cielo del sole Salomone, la luce più dia, rivela a Dante in che modo la resurrezione della carne arricchirà l'esperienza paradisiaca dei beati esaltando tutte le, le capacità che questi hanno di, gode, di godere della Visio Dei. Già eh, nella processione sacra eh, del paradiso terrestre, però, la voce di Salomone, voce in tanti senis, era stata associata alla resurrezione in una serie di versi straordinari in cui il poeta dice che il corpo risorto riveste non l'anima, ma proprio la voce. Quasi come se i corpi aerei non fossero che voci disposte all'alleluia. Sulla problematicità di questa uh, asserzione avrò modo di tornare a breve quando ci occuperemo uh, degli angeli e dunque degli esseri incorporei. Per ora uh, vorrei concentrarmi su Salomone, notando che in questi versi l'allocuzione la quasi dal ciel messo fa di lui un messaggero divino, quasi un arcangelo. Come sappiamo e come scriveva Tommaso nella uh, Summa Teologia, infatti, gli arcangeli e più precisamente l'arcangelo Gabriele, di cui nel Vangelo si dice appunto «Missus est Angelus um, Gabriel Adeo», gli arcangeli dunque annunciano agli uomini le grandi verità che superano uh, la ragione. E dunque uh, questo, ciò che fa uh, um, Salomone, Uh, nei, uh, nei versi uh, che uh, vedete sulla slide, se possiamo rivedere la slide, grazie. Veni sponsa del Libano cantando, gridò tre volte, tutti li appresso quali beati al novissimo bando, sorgerà presti. ognuno di sua caverna, la raglistita voce alleluyando, Kotalin sulla divina basterna, si levar cento, ad voce in Santisseni, ministri e messaggeri di vita eterna. Era la slide precedente per favore. Tornando ora al cielo del sole, nell'introdurre ancora una volta uh, l'altissimo mistero della resurrezione, uh, la voce di Salomone è di nuovo in maniera più esplicita uh, paragonata a quella dell'arcangelo Gabriele. E io di nella, nella luce più dia del minor cerchio una voce modesta, forse uh, qual, uh, qual fu dall'angelo a Maria. I commentatori danteschi si sono spesso chiesti per quale ragione la voce di Salomone ricordi quella dell'arcangelo nel momento dell'annunciazione e perché eh, le parole dell'uno e dell'altro vadano considerate modeste. Alla prima domanda, um, lo Steiner rispose affermando che la similitudine si fondava su un accostamento dottrinale tanto l'angelo quanto Salomone annunciano infatti due miracoli, l'incarnazione e la resurrezione. Il secondo quesito ha suscitato più dubbi. Bonora aveva giustamente notato che alla modestia della voce di eh, Gabriele nu, non accennano i Vangeli e che tuttavia eh, l'epitodo mo modesta può considerarsi fedele traduzione del più noto humilis, termine che è giusta eh, Auerbach nel Medioevo non indica solo stile basso Ma anche l'evento dell'incarnazione, eh, che eh, a detta di Bonora è un tutt'uno con la resurrezione. Queste osservazioni sono certamente giuste, oppure non portano alla luce eh, la fitta rete di questioni dottrinali, filosofiche e teologiche che queste terzine introducono nel dettato dantesco anche eh, e soprattutto sullo statuto della voce. Uno dei nodi da sciogliere per capire eh, questa complessità è, secondo me, proprio quello di Salomone. Innanzitutto, chiediamoci perché Dante sceglie Salomone per annunciare eh, la resurrezione. E secondo me, Dante stesso a dircelo eh, proprio in Purgatorio eh, 30, quando il pellegrino poeta, cioè vede la sua amata, l'apparizione. In quel momento non può suscitare, eh, non può non suscitare nella mente del pellegrino il ricordo della morte e, dunque, la constatazione gioiosa eh, del superamento della morte stessa eh, um, nell'aldilà. Ma per celebrare Beatrice e dunque la sua resurrezione, oltre che il, il mistero della resurrezione più in generale, Dante sceglie proprio un bellissimo verso del Cantico dei Cantici di Salomone, ehm, da cui appunto eh, Dante eh, cita eh, il, il verso Veni sponza del Libano. Ecco. Sappiamo che il Cantico eh, dei Cantici fu letto non solo come una profezia eh, dell'avvento di Cristo, ma anche come una profezia eh, e summa di tutta la storia del popolo di Dio eh, fino al Giudizio universale eh, e, eh, dunque, alla risurrezione dei corpi. In particolare, secondo tutti gli esegeti, la risurrezione è figurata in questo epitalamio come la celebrazione delle nozze fra il corpo adorno della Chiesa trionfante e quello del suo sposo eterno. E' per questo che, in un brano di Bonaventura molto vicino al dettato di, di, di uh, uh, Purgatorio 30, scusate, è la slide precedente. Potete tornare alla slide precedente, per piacere. Grazie. Ecco, vi dicevo in particolare, se, uh, um, uh, secondo tutti i esegeti, la resurrezione è figurata in questo epitalamio come la celebrazione de, de, delle nozze fra il corpo adorno della Chiesa trionfante e quella del suo sposo eterno. È per questo che in un brano uh, di Bonaventura uh, molto vicino al dettato uh, dantesco, il canto nuziale di Salomone è considerato melodia che risuonerà dolcemente assieme agli Alleluia nella. Gerusalemme Celeste, quando l'anima sposa rivestita della stola del corpo, si unirà allo sposo uh, divino. Tun uh, killud dulce, resonabit epitalamium et per omnes dicos Jerusalem, alleluia, cantabitur. È l'annunciazione di questo mistero del, del, nel cantico che, almeno per Dante, fa di Salomone scribadei un messo divino, un arcangelo della eh, resurrezione. Ma c'è di più. Al contrario di quanto si legge comunemente, l'equazione fra Salomone e Gabriele eh, non è affatto un vezzo eh, personale di Dante. Essa invece è una eh, scelta radicata in una specifica tradizione esegetica che, stabilendo un'identità di senso fra il cantico e i Vangeli, leggeva l'epitalamio eh, anche in senso mariano o mariologico. E qui possiamo passare alla prossima slide. L'annunciazione, ovvero il momento uh, dell'epifania uh, dell del divino nella vita di Maria, fu invariabilmente interpretata. Come l'inveramento dell'unione del cantico, e il cantico fu considerato come il racconto uh, della vita della Vergine e dunque del suo provvidenziale ruolo nella storia della salvezza. Su queste basi, ad esempio, vedete qui uh, um, un passo di uh, Guerrico di che uh, in un sermone pronunciato per. Um, per la Vergine saltava Salomone come vero messaggero dell'incarnazione, come figura di Gabriele, e profeta delle cose a venire. Eh? Vedete il termine uh, sermone isti, Iste, profezia uh, uh, Uius uh, S.D.A. per Salomone moli preditta per Ieso modi impleta. impleta. Bonaventura, che condivise questa stessa linea interpretativa, considerò il dialogo del cantico come il dialogo fra uh, Maria e l'Arcangelo, in cui la voce angelica è definita dolcissima. Um, vedete la citazione. Voxen uh, in tua dulcis e facest face tua deco, decora. Il tempo, il, il, ora il, il topos della Dulcedo, e dunque del piacere legato alla parola angelica, uh, che come abbiamo visto Dante riprende nel Paradiso, si affermò in tutta la sua bellezza nel commento al cantico di uh, Ruperto uh, di Deus che definì lo scambio fra i due protagonisti uh, come una locuzio admirabilis, locuzio ineffabilis, un'esperienza di gioia indescrivibile che anticipa uh, il bacio divino e dunque la visio dei. Ma, uh... In questo uh, passo che vedete uh, sullo schermo, uh, Ruperto afferma una cosa straordinaria, mh, ma si batte bene um, non eccezionale, non fu uh, Ruperto l'unico a farlo. E cioè, Ruperto dice che la voce dell'angelo inserisce il verbo nella, nel ventre di Maria, la locuzione, locuzio, cioè, ha una virtus creatrice e trasformatrice per mezzo dello spirito. E questa è una delle affermazioni più potenti nella cultura medievale sulla virtus verborum, sul potere della parola o della voce di un messaggero di Dio. Si tratta di un'istanza unica. La voce dell'angelo concepisce il figlio di Dio attraverso uh, la sua parola. Per volontà divina, dunque, la voce cambia la storia del mondo. E questa forse è una delle considerazioni da tenere a mente per figurarci la voce che Dante sognava di avere in paradiso? Tornando ora a Salomone, mi pare che la tradizione esegetica brevemente illustrata vi spieghi come la voce di Salomone, animata, eh, scusate, voce di Salomone eh, il saggio del cielo e del sole, ma soprattutto lo scribadei, possa essere paragonabile a quella eh, dell'evento vocale più potente della storia cristiana, dunque eh, l'annunciazione stessa. La voce di Salomone, però, almeno um, per come la percepiva Dante, era stata uh, um, una voce umana, dunque non angelica, e aveva trovato forma in tre libri che, secondo gli esegeti, coprivano tutto lo scibile umano: l'etica, la scienza naturale e la teologia. Essa, a differenza del, della voce dell'arcangelo, è dunque l'esempio perfetto di una voce che esprime quanto cielo e terra hanno ispirato. Nell'immaginarci l'altra voce in cui Dante di, eh, con cui Dante sperava di tornare a Firenze, mi pare dunque importante continuare a riflettere su questa voce di Salomone e in particolare su, eh, sull'attributo che Dante eh, lega alla sua voce, cioè all'attributo modesta. L'uso di eh, questo epiteto è rarissimo eh, in Dante, che lo usa solo un'altra volta nella Commedia, per qualificare il discernimento degli angeli che rimanendo fedeli a, fedeli a Dio rifiutarono Satano e si furono modesti. Considerando questi versi e il paragone eh, fra Salomone e l'arcangelo di cui abbiamo parlato, sembra quasi che il modesto e modestia abbiano per Dante una qualità eh, propriamente angelica. Un'ulteriore ripresa della parola è poi nel Convivio, dove essa compare come uno de degli attributi della sapienza filosofia. Descritta, come sappiamo, uh, co con citazioni tratte proprio dai libri salomonici, e uh, considerata nel passo che vedete uh, qui proiettato, um, considerata modesta um, perché ci dice Dante, nel, uh, vedete nel, uh, nel, nelle ultime righe, perché è modesta perché è ordinata uh, dall'amore universale. Eh, prima dall'amore individuale e poi dall'amore universale. La modestia è dunque la virtù di chi discerne attraverso l'amore ordinato. Proprio la lettura eh, del cantico dei cantici fu considerata dai teologi e eh, dagli esegeti eh, come la più utile scuola d'umiltà, poiché essa indicava. La via uh, uh, all'anima cristiana, che, come la sposa, si propone di acquistare la verità in un itinerario gnosologico che la riporti dall'esilio terrestre alla regio uh, similitudinis, dall'amore disordinato all'amore ordinato. In questo percorso gnosiologico, uh, come dice San Bernardo um, nella prossima slide, grazie. Uh, in questo uh, percorso gnoseologico uh, um, necessari, uh, è necessaria una certa scienza della, de della discrezione, cioè uh, appunto è necessario l'ordinatio amoris, un concetto che fu elaborato proprio a partire uh, da un versetto del cantico: Ordinate in me, uh, caritate. Uh, questo uh, concetto denota la necessità di regolare attraverso l'intervento moderatore della ragione la contemplazione amorosa. Ma uh, nelle nell'eseggesi medievale non solo la materia, ma anche il, cantico, uh, anche il linguaggio uh, del cantico fu spesso definito come una lingua umile o addirittura comica. Tale uh, comicità era attribuita uh, già da Origene, uno dei primi. Commentatori del cantico, eh, era attribuita alle qualità drammatiche eh, del testo. Secoli dopo, eh, l'abate di Bon Esperanza, Filippo di Arving, arrivò addirittura a considerare la scelta del genere comico-drammatico come l'espressione del genio poetico eh, di Salomone Scribadei, superiore a greci e latini. Eh, nel brano qui riportato, Filippo fa notare ai suoi lettori non solo il carattere melodico e dunque soave del canto intonato da Salomone, ma anche e soprattutto la natura sperimentale di questo testo sacro che si presenta come fondatore di un genere che le generazioni future accoglieranno pur senza essere in grado di guagliarne la bellezza e la grandezza, il genere appunto della commedia. Questa commedia è, non a caso, definita da Filippo come um, una favola sottile, modest, onesta e modesta. Modestam velut fabulum texuisse. Non è del tutto peregrino pensare, dinanzi a questa prorompente tradizione, che la voce modesta di Salomone, a cui abbiamo, vi come abbiamo visto Dante Farimento ben due volte, sia un archetipo ideale. Uh, a cui il poeta si ispirava nell'immaginare la propria voce, una voce ordinata nell'amore, modesta, comica, e che come quell'angelica trasforma la realtà attraverso la rivelazione dei misteri divini. Proprio come nella commedia, inoltre, a detta eh, degli esergeti, nel cantico, eh, la locuzione nuova di Salomone è all'inizio difficile, o si potrebbe dire molesta, ma essa si trasforma per chi eh, sa ascoltarla in un'esperienza eh, delectabile. Uh, vedete uh, la citazione uh, tratta qui dal sermone supercantica di uh, Bernardo in cui appunto si insiste sulla difficoltà uh, del contenuto uh, ma uh, sulla um, dolcezza uh, del, uh, de de dell'esperienza. Nel paradiso, uh, dunque uh, non più sulla terra, la voce inverata di Salomone è ormai solo dilettevole. Non solo, ben due volte il diletto suscitato dalla voce salomonica muove i beati ad esprimere un, gua, un gaudio così profondo um, che uh, appunto si presenta come il gaudio del, del cielo intero. La voce di Salomone è dunque uno strumento di beatitudine. Siamo però arrivati al punto uh, di affrontare una questione che ho rimandato, e eh, cioè quella dello statuto della voce dei messaggeri di Dio e degli angeli. I teologi medievali si intrattennero spesso con interrogativi eh, come: parlano gli angeli? Eh, formulano parole? Usano signa? O, o solo species eh, interiori? Come Agostino, eh, Tommaso d'Aquino si espresse negativamente in proposito. Per Tommaso, gli angeli non parlano e non concepiscono segni, anche perché non hanno un corpo necessario all'articolazione della voce. E tuttavia, la Quinate dovette riconoscere che in alcuni casi gli angeli assumono un corpo aereo per essere percepiti dagli uomini, e in questo caso imitano una voce umana per essere ascoltati. Dunque, non hanno una vera e propria voce, ma imitano la voce umana. A me eh, eh, pare però che Dante non aderisca del tutto alla lettura acquinate e che anzi per lui la produzione di, eh, de, della voce, eh, eh, quindi anche l'uso poi dei segna, sia una delle facoltà eh, anche umane che negli esseri beati o angelici raggiunge la perfezione, perfezione che poi migliorerà eh, con eh, la risurrezione dei corpi. Certamente nel suo purgatorio nel paradiso, i, i beati e gli angeli parlano per lo più per comunicare con uh, il pellegrino, eh? quindi uh, si potrebbe dire imitano la voce umana per, per parlare con un vivente. Eppure, più e più volte, Dante si sofferma sui segni divini, non solo visivi come il Diligite Justitiam di Paradiso uh, 18 ma anche su um, uh, eventi sonori come le parole di cacciaguida che. Uh, che come sappiamo parla a, a, a Dante in maniera incomprensibile um, eppure uh, uh, appunto in maniera articolata uh, e uh, dunque sonora. E, vedete qui ad esempio l'uso eh, che Dante fa uh, del, uh, del del del... del, del dei termini suono, eh, ascolto, eh, il riferimento a, 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 alle parole che non comprende, eh, alle parole di Caccia Guida che, che, che Dante stesso non comprende, perché sono parole chiaramente eh, angeliche, quindi superiori ai signa eh, umani e però proprio fra l'arcangelo Gabriele e Maria nel trionfo del, della Vergine di Paradiso 23 che assistiamo alla celebrazione più alta della voce di un angelo rivolta ad una beata due esteri cioè che non avrebbero bisogno di voci e parole nel sistema così immaginato da Tommaso d'Aquino e tuttavia le parole dell'angelo dantesco suonano la sua voce si alza per lodare la Vergine e ricordare i miracoli di Incarnazione e dell'assunzione. A questa voce poi risponde il paradiso intero che fa risuonare il nome di Maria. Ecco, vedete eh, la lunga. Eh, reportaggio del, uh, um, della melodia di, uh, di, di Gabriele io sono amore angelico che giro l'alta notizia che spira nel ventre che fu albergo del nostro desiro e girerò mi donna del cielo mentre che seguirai tuo figlio e farai, farai di più la spera suprema perché li entri. così la circolata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi facevano suonare il nome di Maria si potrebbe dire che lo spettacolo del Paradiso, organizzato anche in questo caso per Dante, eh, eh, ci faccia pensare che questi esseri divini parlino solo per il suo beneficio. Ma a me pare che in tutto il Paradiso la segnaletica dantesca sulla voce, non solo nel Paradiso ma anche nel Purgatorio, la segnaletica dantesca sulla voce angelica e dei Beati nella Commedia è chiara. Uh, la voce sarà rivestita dopo la morte e continuerà a suonare, seppur in modo uh, incomprensibile a noi, um, um, continueranno a uh, suonare gli angeli e il paradiso intero. Ecco, allora che affidando una voce agli angeli nei cieli e paragonando alla voce angelica quella dei beati, il poeta assegna alla voce un potere straordinario che la cultura teologica e scientifica non fu sempre ehm, disposta a discutere così apertamente, come quella di Salomone o anche quella di Folco, si potrebbe dire. Allora la voce che Dante sperava di avere era forse quasi angelica, molesta per alcuni, ma trasformatrice e creatrice per gli uomini e soprattutto dilettevole e beatificante non solo per l'umanità in terra ma per i cieli che l'ascoltano grazie Beh, grazie grazie a te Paola stavo segnando fino alla fine le tue osservazioni interessantissime che anche in questo caso avremo un modo di, di discutere perché sono davvero nuove, importanti, quindi oltre alle parole, agli intertesti, abbiamo visto anche in queste nuove proposte eh, di questo pomeriggio l'importanza dei gesti, l'importanza della voce, eh, quindi insomma, mi sembra che nel, nella eh, estrema selettività di un seminario che può avere soltanto cinque persone, però siamo riusciti anche questa volta a catturare una molteplicità, una pluralità di prospettive e anche una novità di prospettive davvero interessantissime. Quindi ringrazio Paola, come ringrazio tutti gli altri per i loro interventi finora, come ringrazio Sergio Cristaldi che chiuderà da far suo questo, questo nostro percorso, insomma non solo il nostro percorso paradisiaco, ma anche questo percorso del ciclo o L'opere seguite, eh, con un intervento che dialoga credo anche con alcune delle sue linee di ricerca eh, più importanti che l'hanno spesso portato a, a studiare aspetti del profetismo eh, dantesco in relazione da una parte. Alla, alla tradizione apocalittico-biblica, eh, l'Apocalisse di Giovanni e gli altri apocalisti, dall'altro, alla presenza del pensiero apocalittico e profetico nella cultura e nella politica medievale, nel gioachimismo, ma anche nella, nel dibattito politico e religioso contemporaneo a Dante. Eh, Sergio Cristaldi è uno dei più importanti studiosi di Dante in Italia e, e anche a livello internazionale, ha raccolto i suoi numerosi studi in un certo numero di importanti eh, volumi per rimanere a quelli danteschi credo che l'ultimo sergio se non eh, ho visto male è ancora verso l'empireo che è uscito qualche, qualche anno fa ma insomma in questi 7-8 anni ha dato una quantità di contributi fondamentali che sicuramente potranno essere raccolti eh, utilmente eh, nei prossimi anni in un, in un nuovo volume l'intervento di oggi e che conclude questa nostra serie e poi ci porta verso la discussione finale di Sergio Cristaldi al titolo La fine del mondo e la celebrazione di Arrigo. Grazie Sergio, a te la parola. Io eh, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, eh, ringrazio in particolare Giuseppe Ledda per le parole lusinghiere che ha avuto nei miei confronti. Eh, sono lieto di questa occasione che mi permette di eh, confrontarmi con studiosi di Dante autorevoli e di presentare stasera le mie proposte al pubblico che segue da remoto. La fine del mondo è la celebrazione di Arrigo e mi propongo di accedere al tema in oggetto con una marcia di avvicinamento progressiva. L'escatologismo altomedievale, cresciuto soprattutto alla scuola di Agostino, convergeva sulla fine della storia e il suo sbocco definitivo nell'eterno. L'attesa collettiva si indirizzava dunque verso la consumazione dei tempi, verso il secondo avvento di Cristo e il giudizio universale con la sua definitiva separazione tra eletti e reprobi. Non era necessariamente un'attesa angosciata. Poteva configurarsi come aspettativa della giustizia e della pace finalmente instaurate, come tensione verso Cristo e il suo regno. Vero è che i toni si potevano incupire. Enfatizzando gli sconvolgimenti e le convulsioni che avrebbero accompagnato la stretta finale del corso storico, secondo la predizione neotestamentaria. La seconda e definitiva venuta del Figlio di Dio doveva essere preceduta dall'epifania devastante dell'Anticristo, subdolo promotore di inganno. E artefici di persecuzioni contro i cadenti. A esemplificare un atteggiamento del genere si menziona solitamente Il monaco e abbate Adzone e il suo trattato De ortu et tempore anticristi, composto intorno alla metà del X secolo. L'apprensione per l'anticristo e per la fine del mondo. Si registra peraltro anche in opere scritte al tempo di Dante. Mi limito a citare Arnaldo da Villanova e il suo De tempore Adventus Anticristi, redatto nel 1297. Questo trattato non esita a indicare la data della temuta Epifania diabolica, il 1365 scatenando una rovente polemica in cui a un certo punto interviene lo stesso collegio di teologi della Sorbona. Qual è l'atteggiamento di Dante riguardo a questo plesso di questioni? Sporge in primo luogo una dichiarazione del secondo trattato del convivio che dal cominciamento del mondo Poco più della sesta parte è volto e noi siamo già nell'ultima etade del secolo e attendemo veracemente la consumazione del celestiale movimento. Convivio 2, 14, 12. Dante sta utilizzando qui uno schema risalente ad Agostino. Secondo il vescovo di Ippona, la storia si può dividere in sei età, cinque età dell'Antico Testamento e una età neotestamentaria. Ecco le scansioni. La prima età inizia con Adamo, la seconda con Noè, la terza con Abramo la quarta con Davide, la quinta con la cattività babilonese. Quanto alla sesta e ultima, essa è inaugurata e conclusa da Cristo. Ciò che Agostino intendeva sottolineare è che l'incarnazione risponde al bisogno umano di salvezza e dunque rappresenta il culmine della storia, il suo compimento. Non c'è nulla di ulteriore a Cristo. Manca solo l'aperta e plenaria manifestazione della sua vittoria, manifestazione che si verificherà al, allo scadere dei tempi. Ecco cosa bisogna aspettare. Il secondo avvento del Redentore. Agostino comunque non ne deduce che questo secondo avvento è vicino. Su quella scadenza, a suo giudizio, vige un mistero che non è dato di redare. Tornando ora al convivio, dobbiamo osservare che l'accenno alle scansioni della storia è fulmineo e lascia non poco nel doppio fondo del sottinteso. Tocca al lettore portare tutto l'implicito in superficie, indicare l'etimo remoto nelle pagine del vescovo di Pona, esibire l'enumerazione le dell'età, specificare la qualificazione di ciascuna a partire da un personaggio biblico o da un evento della storia sacra. Da parte sua il convivio sorvola sui singoli snodi della periodizzazione e non tocca le ragioni di essa. Si limita a collocare il momento attuale, nella sesta e ultima età e a certificare un'attesa della fine del mondo come disposizione propria dei contemporanei. Ma anche sulla fine il convivio è fortemente ellittico. Nessuna descrizione dei predestinati sconvolgimenti, nessuna inquadratura dell'anticristo, nemmeno una parola sul trionfo finale del figlio di Dio e sulla instaurazione irreversibile del suo regno. Tantomeno, in questo passo, una meditazione sulla consapevolezza che il credente deve maturare, sulla vigilanza a cui è chiamato. Assente il dilemma che Agostino si poneva, interrogandosi se desiderare o meno una venuta tempestiva di Cristo. Del pari irreperibile l'angoscia con cui certi scrittori medievali paventavano le persecuzioni a opera dell'anticristo e le stesse sentenze del Cristo giudice. L'unica cosa che a Dante qui interessa è un fenomeno astronomico, la conclusione della rotazione dei cieli. Il che ci indirizza una valutazione equilibrata del passo in parola a cui non si può far dire più di quello che effettivamente dice. In causa non è affatto una teologia della storia e nemmeno una meditazione sull'anticristo o una premonizione del giorno dell'Ira. In causa è invece una questione di astronomia o meglio ancora un rapporto tra cieli e. E campi del sapere umano. Dante si compiace di equiparare ogni cielo a una disciplina e ogni volta deve trovare giustificazioni perché l'accostamento non risulti arbitrario. La relazione che ci riguarda è quella tra il cielo delle stesse delle stelle fisse, da un lato, e dall'altro due scienze, la fisica e la metafisica. Ecco come l'aggancio viene motivato. Il cielo delle Stelle Fisse ha due movimenti. Uno è macroscopico e assai rapido, la rivoluzione diurna, che si compie interamente in 24 ore. L'altro movimento invece, che va, da, eh, che va da occidente verso Oriente, è lentissimo un grado ogni cento anni. Il primo movimento simboleggia le cose corruttibili, che ogni giorno compiono la loro via e dunque implica la disciplina che studia le cose corruttibili, la fisica. Il secondo movimento simboleggia le cose incorruttibili, implicando da parte sua la metafisica. Questa ulteriore equivalenza può sembrare difettosa. Il fatto è, precisa Dante, che il secondo movimento non tornerà mai al punto di partenza ci vorrebbero 36.000 anni, ma prima molto prima interverrà la fine del mondo intersecando e bloccando la rotazione celeste. Ecco fondata la relazione tra il cielo in questione e la metafisica. Veramente poco, insomma, quello che possiamo ricavare da questo lacerto del convivio sulle posizioni e le prospettive scatologiche che Dante nutriva a questa fase, a meno che la conclusione non debba essere necessariamente minimalistica, e cioè che l'escatologia a quell'epoca non lo coinvolgeva più di tanto. Se passiamo alla commedia, ci ritroviamo in una temperie diversa dove il vettore scatologico gioca un ruolo di primaria importanza. Eppure anche qui, almeno fino alla soglia dell'Empirio, una inquadratura dei tempi finali è assente, come pure una valutazione della loro maggiore o minore vicinanza. Dante non fa a riguardo calcoli di nessun genere. Se proprio ci teniamo, li dobbiamo fare noi al suo posto, elaborando per conto nostro elementi che lui assesta con tutt'altra intenzione. Potrebbe rappresentare in questo senso uh, una tentazione per lo studioso che si è messo su una strada del genere un motivo più volte reiterato nel poema la lunga fama di cui si rende meritevole il grande letterato, artefice di capolavori straordinari. In Inferno 2 ci, eh, occorre un riferimento alla fama di Virgilio, fama che durerà davvero a lungo, addirittura quanto durerà il mondo, riconoscimento che resta al di qua. Di ogni preciso computo, ma che non avrebbe senso in una prospettiva di imminente cessazione dei secoli. Un'altra occorrenza dello stesso motivo è in Purgatorio 26, 112-114. Le poesie di Guido Guinizelli si faranno amare fino a quando durerà l'uso moderno, si tratta di un'altra indeterminazione. Difficilmente relativa comunque a una durata troppo breve. Qualcosa di più apprendiamo da Paradiso 17, 118-120. La scena è celebre. Dante si sta confrontando con l'avo cacciaguida, a cui confida una sua perplessità. Deve manifestare in maniera aperta ai viventi la sua visione ultraterrena? molti di sicuro ne sarebbero gravemente offesi e tra loro alcuni giungerebbero a meditare e architettare ritorsioni. Eppure Dante si rende conto che non può essere amico del vero. La prudenza renderebbe certo meno urticante il suo resoconto, ma anche meno degno di interesse. Cito, E se io al vero son timido, amico, temo di perdere viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. Ecco, l'incontro con Guinizelli aveva qualificato come moderno il tempo presente e le sue propaggini. Il colloquio con Caccia Guida, proiettandosi nel futuro, giunge a una soglia davvero inoltrata. Da lì, da quella soglia, il momento attuale sembrerà antico. C'è dunque una, una capacità della fama di vincere un lasso cospicuo. Un lasso a tal punto esteso da comportare rivolgimenti nella mentalità e nel costume. Insomma, delle novità tanto profonde da far apparire antica la Temperia odierna. A evidenziare il potere della fama è questa lunga serie di anni, presumibilmente di secoli, che si stendono davanti a Dante. Egli non si trova allora sul ciglio della catastrofe definitiva, bensì in un punto della storia che sarà poi ampiamente superato, tanto da riuscire ai posteri, retrospettivamente, lontanissimo, assai diverso, antico. La commedia del resto non è priva di un calcolo più preciso rispetto all'estensione del futuro. E lo spunto è ancora una volta il motivo della reputazione a cui il poeta è destinato. Nel canto Nonno del Paradiso, il personaggio in primo piano sullo sfondo degli spiriti amanti, Cunizza dal romano, ha dita uno spirito accanto a sé che splende come gemma preziosa. Si tratta del poeta Folchetto di Marsiglia. Ne è rimasta in terra una fama straordinaria e duratura. E pria che muoia questo centesimo anno ancora sin cinqua, versi 39 e 40. Moltiplicarsi cinque volte. Ecco cosa significa il neologismo sin cinqua. Su questo non ci sono dubbi. Ma Cosa va moltiplicato? Dipende dal valore che attribuiamo all'espressione questo centesimo anno. In causa è il 1300, anno in cui si svolge il viaggio. Allora il centesimo anno è quello che chiude un secolo? Oppure quello che chiude l'intero arco di 1300 anni? Nel primo caso si deve moltiplicare 100 per 5 e il risultato è già cospicuo. Nel secondo anno si deve moltiplicare 1300 per 5 con un risultato di 6500. Basta il primo computo a tenere la fine del mondo a distanza di sicurezza, si intende da Dante Ligieri. Ma si tratta di estrapolazioni estranee alla Intensia Auctoris e anche all'intenzio textus. Tutti questi passi non si propongono non si pongono affatto all'interno di un orizzonte escatologico, di un vero e proprio orizzonte escatologico. Manifestano semmai una disposizione preumanistica, perdonatemi la genericità dell'espressione, una disposizione preumanistica appassionata alla ricompensa che il letterato può e deve aspettarsi dai posteri. Giova peraltro portare il discorso a un livello diverso se si vuole cogliere il timbro del profetismo nella commedia. Non importa granché a Dante profeta mettere a fuoco i tempi finali e nemmeno calcolare il lasso di tempo tra la sua epoca e la conclusione del corso storico. Importa invece un altro punto del futuro. Questo punto non è la fine della storia, è invece il rinnovamento di essa allo scadere di un periodo di crisi. Le due grandi profezie della commedia, quelle del Veltro e quella del Cinquecento, dieci, annunciano una svolta universale a inaugurazione di un'epoca finalmente rasserenata. E questa svolta che Dante desidera con tutto se stesso e che è sicuro di scorgere, spingendo in avanti il suo sguardo. O, se si preferisce, assecondando le rivelazioni fattegli nell'oltretomba. Tant'è l'ansia di intravedere una scadenza avvenire è sì presente nel poema, ma non a proposito della fine del mondo, bensì della venuta dell'atteso messo di Dio. Ancora circondato da indeterminazione e l'avvento del veltro, la nebbia, però, si dirada con l'annuncio del 515. Intanto questo annuncio è preparato da una serie di quadri allegorici che simboleggiano altrettante età storiche. Non si tratta però dell'età del mondo di cui dicevamo prima. In gioco sono qui le età della Chiesa che l'escatologismo basso medievale aveva più volte considerato. In Purgatorio 32, secondo l'interpretazione più plausibile, Dante passa in rassegna le prime cinque età della Chiesa. Successivamente si affaccia sulla sesta età della Chiesa, che è oggetto della sua attesa. Attesa dunque di una soglia intrastorica. La sesta età sarà quella del 510. ,5. E costui è vicino, lo introducono stelle propinque. Per il momento Dante può prefigurare il 510.5 in maniera enigmatica, ma Tosto diciamo così, nel testo tosto, la profezia si avvererà e i fatti sveleranno l'enigma. Ho evocato i versi di Purgatorio 33 che predicono il giungere del 510-5. Se ipotizziamo con alcuni lettori che questi versi guardino alla discesa in Italia di Arrigo VII di Lussemburgo, possiamo concludere che Dante abbia già davanti agli occhi l'oggetto del suo annuncio, non davanti ai suoi occhi di profeta, ma di testimone del proprio tempo, o se si vuole di un testimone che indossa i panni del profeta, elaborando profezie in realtà post eventum. Le cose non cambiano molto se si ritiene invece che il 510 e 5 coincida con il figlio di Arrigo, Giovanni, Giovanni di Boemia, la cui candidatura al trono imperiale brilla, ma brilla come una meteora, tra la tarda estate del 1313 e la tarda estate del 1314 il padre era morto il 24 agosto del 13 e che Dante è impregnato di una nuova forma di attesa nuova forma di attesa che si era diffusa nel basso medioevo si indica di norma il XII secolo come epoca di una virata nelle convinzioni negli atteggiamenti, dall'attesa della fine molti passano all'attesa di un'età nuova, portatrice di una libertà e di una pace mai viste, portatrice di una palingenesi universale estesa fino agli estremi confini della terra, promotore di una simile metamorfosi della mentalità e soprattutto l'abate calabrese Gioacchino da Fiore, apparente allievo di Agostino, in realtà sostanziale avversario della lezione agostiniana. Gioacchino, si intende, ribadisce il tema della fine, annovera a nove la sua volta le scosse telluriche che l'accompagnano, inclusa L'epifania tremenda dell'Anticristo, solo che per lui si tratta propriamente della fine di un mondo, non della fine del mondo, della fine di un mondo. Fine dunque funzionale all'instaurarsi di una condizione terrena più alta e più nobile. Una pelle vecchia e logora si consuma definitivamente perché l'umanità possa rivestire una pelle fresca. Entrando in una inedita, rigogliosa giovinezza. Con ciò non voglio sostenere affatto che Dante aderisca ai contenuti escatologici di Gioacchino o a quelli dei suoi emuli francescani, Pietro di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale. Intendo semplicemente insinuare l'analogia di eh, un arco di aspettativa. Puntato non verso un tempo ultimo, semmai verso un tempo penultimo. Il profetismo dantesco si configura dunque come annuncio di un dislivello intrastorico. Dante non addita il confine tra tempo ed eterno, ma tra un segmento temporale e un altro. Questa almeno l'impostazione indubbiamente adottata nelle prime due cantiche e in gran parte della terza così sdegnata nei confronti dei, eh, dei pontefici corrotti uno scarto sembra però determinarsi nel canto trentesimo del paradiso qui Beatrice mostra al pellegrino la Gerusalemme celeste una città in forma di anfiteatro con i seggi dei beati, vedi nostra città, quant'è la gira. Vedi i nostri scanni, si ripieni, che poca gente più ci si desira Sono i versi 130-130. Ecco qui una considerazione si impone subito. La, la quasi saturazione dei posti disponibili in paradiso, depone per una fine del mondo prossima, anche se Dante evita di delimitare un preciso lasso di tempo. Cosa bisogna dedurre? Alcuni lettori hanno inferito un cambio di passo nell'escatologismo dantesco, magari in seguito a una profonda delusione all'indomani di vicende storiche a suo avviso gravissime. Si può pensare che Dante avesse creduto già presente sulla scena storica il 515, il messo divinamente predestinato a riformare il mondo, a ripristinare la giustizia e la pace. Forse Enrico VII di Lussemburgo? In tal caso dicono questi interpreti, in tal caso il fallimento effettuale del candidato avrebbe determinato la rinuncia di Dante alle sue speranze di rinnovamento palingenetico. La storia gli sarebbe apparsa non redimibile, senza speranza irreversibilmente compromessa. Unica soluzione allora, il suo depennamento, unica sponda, l'eterno. Ecco, la terza cantica, almeno nella sua fase culminante, sarebbe quella che rinuncia al binomio di storia ed eterno per avvalorare di quel binomio solo il secondo termine. Eppure lo stesso canto trentesimo celebra apertamente Arrigo VII di Lussemburgo, inquadrando il suo alto seggio già predisposto in Paradiso. E' uno degli, degli scanni ancora vuoti nel 1300, epoca del viaggio. E questo uh, seggio si distingue per la sua sublimità. Lì sederà l'alma che fia giù agosta Dell'alto Arrigo che addrizzare Italia verrà in prima che ella sia disposta. Dante prende atto qui della sconfitta di Arrigo, candidato prematuro al ruolo di messo di Dio e di riformatore del mondo. Ma questa presa d'atto di una debacle, mentre rinuncia a un candidato, non rinuncia affatto alla corrispettiva carica che un altro dovrà prima o poi ricoprire. Osserviamo da vicino il linguaggio usato qui da Dante, con un singolare misto di profetismo e scolasticismo. Arrigo è sceso in Italia prima che la penisola fosse disposta a ricevere la necessaria correzione, indispensabile all'auspicata riforma dell'intera società. La formulazione dantesca fa riferimento alla dottrina scolastica relativa al rapporto tra materia e forma. Perché una materia possa ricevere una nuova forma, è necessario che la materia stessa sia opportunamente disposta, appunto, altrimenti la nuova forma non può imprimersi. L'Italia, dunque non era ancora pronta a ricevere il liberatore, il che incrementa l'apologia di Arrigo. Il fallimento della sua impresa non si deve a lui, a un errore da lui commesso, a un suo fatale passo falso, si deve esclusivamente a un deficit della penisola italiana. Ma allora la sconfitta di Arrigo non depone. Per una refrattarietà insuperabile dell'Italia e del mondo intero al debito rinnovamento. Se Arrigo è venuto anzitempo, prima, prima che si determinasse la necessaria disposizione della penisola, ciò vuol dire che questa disposizione in seguito si verificherà. Poniamo pure che Dante, il Dante degli ultimi canti del paradiso abbia stimato non lontana la fine del mondo. In ogni caso, la frontiera del suo profetismo è rimasta intrastorica, tesa a una trasmutazione destinata ad attuarsi nel tempo. Il viaggio del pellegrino nell'aldilà non comporta nessuno stadio, non comporta nemmeno della terza cantica. Un ridimensionamento dell'impegno con la storia. Al contrario, l'andata immortale secolo del poeta profeta è funzionale a una rinnovata redenzione del mondo e del tempo, che egli ha il compito di rivelare. Il suo ingresso nell'Empirio, la sua prossimità all'ultima visione, non lo esonerano affatto da questa missione. Anzi, lo predispongono a questa missione compiutamente. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, davvero anche qui. Gli interventi, tutti densi, pieni di cose interessantissime, sino alla fine, e quindi mi cogliete impegnato a prendere gli ultimi appunti. Ma devo dire davvero grazie, grazie a Sergio, grazie a, a tutti e cinque colleghi che hanno fatto interventi splendidi in, eh, nei tempi giusti, mostrando che davvero in questi anni, grazie anche alla, agli sforzi che ci hanno imposto queste situazioni e tecnologiche, abbiamo eh, imparato diciamo, a concentrare eh, i nostri interventi senza perdere nulla, mi sembra, della ricchezza dei temi e delle argomentazioni. Quindi mh, davvero cinque interventi splendidi, vi ringrazio moltissimo e, e a questo punto... Io direi che possiamo oh, tranquillamente, e se ne abbiamo voglia e per quanto ne abbiamo voglia, discutere insieme. Prima di tutto chiedo anche alla regia di verificare se ci sono delle eh, domande, delle osservazioni ehm, sulla chat di YouTube dove il nostro, eh, il nostro incontro viene trasmesso in diretta streaming e ehm, quindi nel caso me le segnalate in qualche modo. Eh, e dall'altra parte ecco, invito anche i colleghi, se, se qualcuno di voi m, vuole, eh, vuole rompere il ghiaccio, vuole essere eh, lui o lei a, il primo o la prima a, a intervenire ponendo eh, dei desiti o facendo delle osservazioni, proponendo eh, qualcosa alla discussione eh, sugli interventi dei colleghi, naturalmente eh, può farlo, eh, altrimenti naturalmente lo faccio io, ma sarebbe infelice ecco, se, se avviamo la discussione. Eh, liberamente tra di noi. So se c'è qualcuno oh, che ha mh, che vuole aprire le danze, <ride> Paola, hai fatto segno, vuoi intervenire? No, no, io sto. anzi, ah. con il jet lag sono abbastanza addormentata. <ride> okay, quindi... <ride> ok, ok, allora va bene. Non, non ti svegliamo. Però sono qui, sono diciamo. presente. <ride> Parliamo a bassa voce, <ride> per non... No, scherzo, mi <ride> sei sembrata molto sveglia nel tuo intervento, quindi insomma... Eh, allora, vai, io riprendo qua tutti gli appunti e, e così inizio allora in ordine da, da, da Lino, ecco, per non... Mh, eh, così proponendogli un paio di osservazioni. Nel frattempo sono sempre in attesa di, di, di notizie dalla regia mh, e non dobbiamo rigidamente osservare l'ordine. La discussione è molto libera, anzi, vorrei che, che la incrociassimo con la massima libertà. Ma dunque, Perlino, si mi erano segnato tanti punti, poi ne avremo modo tante volte di parlarne. Mi sembra davvero molto molto interessante il suo discorso perché in qualche modo ha anche in sé la sua, mh, non dico autoconfutazione, ma autointegrazione, eh, perché è vero che certo non è, non è eh, eh, la cantica più popolare, però effettivamente Dante l'ha progettata così motivi ben precisi e comunque... Ha tenuto presente una serie di, di elementi eh, che la rendono come lui l'ha voluta. Ora, forse questo tema della popolarità ecco, non è uno dei caratteri che lui si è posto eh, eh, come quelli positivi di valutazione. Quindi è, è eh, verifichiamo la popolarità senza farne, però, un criterio assiologico, diciamo, non essere più popolare e bene o essere meno popolare, male, ma neanche viceversa come po avrebbe potuto pensare magari Petrarca, ecco, un, un classicista antipopolare. No, quello che io ti volevo invece eh, così, eh, segnalare è che, non so, tu hai detto che sì, avrebbe potuto effettivamente trovare un sacco di, materiali, di materiale popolare eh, nelle vite dei santi, nelle enciclopedie, eccetera. Però se noi andiamo a vedere un po' il genere letterario, a cui la commedia eh, appartiene in prima battuta, cioè quello delle visioni medievali dell'aldilà. Ecco, noi scopriamo che in effetti il paradiso di Dante è molto più popolare di tutti gli altri paradisi. Cioè mi spiego meglio, eh, paradisi ne esistono ben pochi. Ecco, paradisi ne esistono ben pochi, c'era una effettiva ehm, diciamo minore popolarità del tema e il tema paradiso che in sé non si prestava alla narrazione popolare e quindi noi abbiamo a fronte di eh, sviluppi molto ampi nelle visioni medievali eh, della tematica infernale che spesso è l'unica tematica affrontata nelle visioni oppure quella purgatoriale ma in una prospettiva fortemente infernalizzata di punizioni cioè molto più divertente e molto più istruttivo e molto più appassionante vedere diciamo, le punizioni e, e, e quindi insomma, si presta a una fruizione popolare rispetto al paradiso dove eh, tante volte eh, non si va oltre eh, l'ineffabilità, l'indicibilità, la luce, eh, i canti, e eh, alla fine non sanno più cosa dire. Ecco, anche perché eh, in effetti diventava difficile anche costruire una topografia del paradiso. Allora lo sforzo che tu hai evidenziato, tra l'altro molto bene nell'ultima parte del tuo intervento, che fa Dante, di rendere eh, eh, popolare il paradiso, di rend, rendendolo umano, proprio eh, proponendo eh, una... Tu hai enfatizzato la mancanza di... Eh, di e corrispondenze strutturali, però ecco, si può vedere da un altro punto di vista: c'è un enorme sforzo di mantenere la stessa struttura complessiva, cioè il racconto di viaggio, anche la cornice viatoria, come la chiamava Picone il racconto del viaggio, viene in fondo mantenuto. Certo, eh, i passaggi eh, di cielo in cielo sono eh, meno pericolosi diciamo, di cornice in cornice o di cerchio in cerchio, però mantengono questa dimensione del passaggio dell'impresa, della sfida. E lì la sfida all'avventura si sposta più a livello cognitivo e sensitivo, quindi ci sono gli abbagliamenti da parte della la battaglia dei dibilicigli, c'è la guerra della lingua, cioè questa, questo tentativo di rendere raccontabile l'impresa del viaggio viene spostata su altri livelli facendo un grande sforzo, ecco, di rendere narrabile e è drammatico in qualche modo anche il racconto del, del paradiso. E anche per quanto riguarda la mancata corrispondenza a quei vizi, beh, non possiamo pretendere, eh, cioè, anche qui mh, non so, mi sembra che il, il tema di corrispondenza vizi-virtù Dante se l'è già giocato nel purgatorio. no? La, le, le, Sette virtù che si oppongono ai sette, ai sette vizi nel sistema degli esempi se l'è già giocato, quindi un pochino diventava forse difficile riprenderlo. Nel paradiso mi pare di vedere che riprende lo schema delle, delle virtù eh, cardinali e, e teologali, che appunto le quattro virtù. Eh, Cardinali nei quattro cieli centrali eh, da, 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 dal Sole a Saturno e le tre etiologali nel cielo delle stelle fisse, quindi c'è comunque una volontà eh, di, di rimarcare. Certo, è, è tutto talmente più etereo e astratto che non tutto può tornare. Però mi sembra che lo sforzo di. Ehm, di popolarità e di corrispondenze di narratività e di visività, insomma, sia, sia molto, molto forte. E ultimo, eh, ultimo aspetto: sì, questo eh, l'hai sottolineato anche tu, ma lo voglio eh, rafforzare ulteriormente. Questa grande presenza del discorso negativo del discorso, il, il paradiso l'ha reso popolare, riempiendolo anche di materia infernale. verso una presenza in ogni caso di elementi di critica, di censura, anche feroce nei confronti delle realtà terrene corrotte, degenerate, eccetera. Ecco, quindi, mh, così, scusa, ti ho buttato lì un po' di, 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 di spunti, ma perché mi sembra un tema interessantissimo, e ti, ti cedo la parola se voglia di, di, di riprendere qualcuno di questi spunti. le tue osservazioni ehm, il, uh, il, le pagine che ho presentato uh, oggi eh, eh, sono un, un tentativo di dire eh, in, in gran parte quello che non c'è nel, nel, nel paradiso c'è cioè una seconda parte che è quella che, a cui accenni tu e eh, eh, che invece non ho no, 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 non ho presentato, non ho presentato eh, io per, per, per iscritto, e, e riguarda il, appunto il, il tentativo da parte di Dante di rendere accessibile un, una materia mh, per propria, che è per propria natura inaccessibile. E qui ehm, io vorrei fare un discorso eh, che riguarda il nostro modo di leggere il paradiso o di. Di insegnarlo il paradiso, al no? paradiso so, gioverebbe molto a venire trattato con maggiore, con maggiore diciamo, confidenza e semplicità. E, e invece, invece di trattarlo. Con, diciamo, con le pinze, semplicemente perché, perché Dante eh, 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 fin dall'inizio dice «Voi che non, che non siete in grado di seguirne, è meglio, di seguirne è meglio che abbandoniate l'impresa da ora». Cioè, eh, cioè voglio dire che è possibile fare un discorso um, eh, che riguarda la ricezione del paradiso e che spieghi in parte l'impopolarità di, di questa cantica. Questo voglio dire, um, ciò non tocca il fatto che la cantica sia per natura sua genetica, come diceva um, Emilio Pasquini, diversa, sia altra dalle, dalle, dalle prime due. È perché così Dante la vuole, perché così Dante la pensa, perché così Dante la intende, cioè intende che quello, il regno, il terzo regno, è per la sua natura diverso da quello degli altri. Ma come ho detto, questa è una parte che mi riservo di sviluppare in alcune pagine successive a queste che ho presentato questa mattina. Ma grazie per i tuoi appunti, che sono perfettamente condivisibili. Grazie a te, Lino. Io naturalmente eh, rinnovo sempre se vi viene in mente qualcosa. Dalla, dalla regia mi comunicano che non ci sono ancora eh, osservazioni o interventi sulla chat di YouTube. Ma nel caso mh, se arrivano mi, mi, mi informeranno subito. E quindi non so, chiedo ancora se, ci sono, eh, se vi è venuto in mente qualcosa. Altrimenti così mm, passo a sollecitare a mia volta un po' anche Ed. Ecco, no, ecco, brava Paola, ok, altrimenti mi sembra di fare io, insomma. No. Volevo semplicemente prego, aggiungere prego. una cosa um, che, a, a quello che uh, ha, appunto ha detto um, Lino a proposito della rappresentazione della gioia, cioè della, del, del, del fatto cioè, che la gioia. Um, eh, Noiosa, <ride> non ci sono grandi, non c'è grande varietà eh, di rappresentazioni della gioia. Ecco, io eh, proprio pensando all'insegnamento, un anno fa ho insegnato un corso sulle emozioni nella letteratura italiana, e proprio la. Mh, Uh, la gioia è uno di quei uh, di quelle emozioni uh, che, trova, che trova pochissime espressioni uh, um, ricche, diversificate nella letteratura non solo italiana eh, quindi um, infatti ci sono studi proprio che uh, di, uh, che hanno notato uh, come in realtà nella lettera la letteratura um, occidentale sia fondamentalmente lugubre cioè sia uh, tutta concentrata sulle espressioni del dolore della pena e così via. E, um, la cosa interessante è che le espressioni di gioia più belle um, sono quelle, alla fine, uh, proprio di gioia mistica, cioè a partire, a partire da Jacopone uh, per arrivare appunto al. A, al al paradiso di Dante. Quindi c'è anche proprio uh, una difficoltà uh, che non è eh, solo diciamo, legata al, par al, al paradiso come altro, ma secondo me proprio al al alla questione dell'espressione della gioia. Per via letteraria, che è chiaramente non dantesca, ma quasi pare universale, almeno appunto nella letteratura occidentale. Questo mi sembra interessante perché. In questa eh, diciamo così prospettiva, ten i tentativi di Dante di um, descrivere uh, la gioia attraverso anche la creazione di un linguaggio nuovo che è pieno di neologismi, come sappiamo, è almeno uh, così un ancora una volta una prova del, 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 suo, uh, del suo genio, del suo sperimentalismo, nel suo tentativo di trovare variazio anche per un tema in cui c'è pochissima variazione è vero che eh, Jacopone per dire né, proprio nelle, nel, nei, per esprimere gioia ripete, cioè usa la ripetizione eh, come, eh, uh, uh, come l'elemento retorico fondamentale. In ecco. questo forse è Dante è molto vicino anche alla voce di poi Davidica, ma insomma di questo oh. ci sono esperti qui no, che possono parlare. Finito, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa a tua volta? Lino, non lo so se vuoi aggiungere qualcosa, mi sembra di no. No, L'unica cosa che voglio aggiungere, ma ne ho già accennato, è che un lavoro che vorrei fare, forse come parte di questo di questo saggio, che poi farà, consegnerò a un certo punto, eh, sarebbe appunto un esame um, del linguaggio realistico che c'è cioè nella, nella commedia. Linguaggio realistico applicato non a, diciamo, pure contenuti o, a, o argomenti realistici come appunto i mali della terra, ma uh, dedicato al, appunto alla gioia, dedicato al... Alla, 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 alla felicità dedicata alla beatitudine, l'uso di eh, similitudini e di metafore estremamente realistiche, che è tra l'altro comune ed è diciamo pure standard nella letteratura mistica. La letteratura mistica è. Mm, paradossalmente una letteratura in cui, in cui il linguaggio concreto molto spesso trionfa e a tal punto da scandalizzare la nostra, la nostra sensibilità. Um, e, e, ed è su questo che mi, mi, mi piacerebbe intervenire e perché vorrei spezzare una lancia in favore di un insegnamento, di una lettura del paradiso che valutasse queste, questi aspetti potenzialmente così popolari della terza cantica, anche se sono aspetti che tradizionalmente non sono mai stati valutati nel, 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 nell'insegnamento. E questo volevo dire, aggiungere. Spero poterlo fare se rimangono in regime. Certo, certo, adesso ci riposiamo un po'. Ma il centenario continua per altri cento anni, quindi insomma, eh, non si finisce mai. Eh, io eh, così vorrei adesso sollecitare su un paio di punti Eder in modo da coinvolgere tutti nella discussione, a meno che qualcuno di voi non voglia farlo. Io mi sono segnati anche qua tanti punti, eh, te ne presento giusto un paio, Eder, per così darti modo magari di. di sviluppare ancora per esempio mh, partire dal, dal canto ventitresimo eh, quel passo bellissimo che ha letto in modo splendido l'inizio insieme dell'augello entra in la e fronde del quel senso di attesa quella eh, soddisfazione quel desiderio che si placa già soltanto nell'attesa e nella eh, imitare il gesto di attesa cosa è sicura di Beatrice, eh, hai dato una lettura splendida, però ecco ti volevo anche qui ehm, segnalare, visto che tu ti occupi di, dei, dei, dei deiti, cioè questo ecco, questo ecco oh, in realtà poi eh, Dante lo, lo utilizza tante altre volte, cioè è un, quanti ecco ci sono, allora eh, magari nel valutare eh, ecco, oh, cioè, mi viene in mente, intanto per citarne uno, antitetico, Ecco la fiera dalla coda aguzza, oppure ecco dite, cioè è il gesto, lo stesso deittico, lo stesso gesto di indicazione del male che si presenta in tutta la sua evidenza. E, e, e lo stesso gesto è la stessa parola che poi Beatrice eh, pronuncia davanti all'apparizione all di Cristo col corpo risorto. È così. E quindi, mh, vabbè, poi mh, ho trovato bellissima la, la, la lettura verticale, anche se, se appunto ogni tanto sulla lettura verticale saltano fuori opinioni contrastanti, però io trovo che spesso vengono fuori delle osservazioni che altrimenti non sarebbero venute fuori e sono a volte davvero molto forti e molto evidenti, come quella che ci hai dato tu, tra insomma il leva. Meco la vista, e, e invece e, e la diversità dello sguardo e, e nel decimo canto dell'inferno e del purgatorio. E, però ecco proprio questo, um, questo leva meco la vista, pronunciato dalla voce del narratore di Dante, poeta rivolto al lettore, mi um, così. Um, invita a, 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 a proporti un altro invito cioè sempre sicuramente l'avrei fatto qui si tratta di un intervento di 20 minuti e eh, grazie ancora per la, eh, lo sforzo e la capacità di sintesi ma ovviamente va sempre poi distinta la voce perché un conto è un leva un vedi pronunciato da un personaggio della storia narrata davanti a un altro personaggio un conto è il eh, leva me con la vista pronunciato dal dal poeta. Poi è chiaro che nel tuo lavoro mi sembra che cerchi di mostrare come questi due piani si mettono in relazione, ma proprio appunto per mostrare la forza della relazione occorre sempre tenere distinti piani che poi vanno a relazionarsi. Ecco, giusto questi due spunti eh, eh, per darti la possibilità, se vuoi, di, di aggiungere qualcosa. Sì, grazie mille Giuseppe. Um... Sì, il uh, discorso del, del pronunciare quella parola ecco, per far vedere una cosa, no? Mm. Um, ovviamente succede in, in, in tutte le cantiche, in modi diversi, e, e qui direi che è un esempio di come anche il paradiso cerca di coinvolgere il lettore, di far vedere qualcosa al lettore, um, come abbiamo visto, cioè. Sembra tutto molto più immediato, capisco quello che sta dicendo Lino, nell'inferno magari, però anche qui ci sono questi momenti quando si cerca di creare, non so, quei versi all'inizio di Paradiso 23, mi sembra una, una specie di crescendo uh, dinamico, questo momento di attesa che viene elaborato uh, in modo posturale, gesturale, tutta questa enfasi sull'attesa, e quindi quando finalmente arriviamo a quel momento quando Beatrice pronuncia la parola ecco, questa volta um, ci, eh, crea un certo effetto. Quindi mi interessava in qualche modo, forse um, in qualche modo in dialogo con quello che diceva Lino, di. Cercare di guardare questi elementi nel paradiso che sono coinvolgenti, che, uh, che riescono ad attrarre l'attenzione del lettore e di coinvolgere il lettore in un certo uh, stato effettivo. In, uh, di... Mi interessava molto quello che diceva Paola adesso delle emozioni e come si fa a parlare della gioia, per esempio, perché in, in tanti modi... Il paradiso cerca anche di far questo: di coinvolgere in qualche modo il lettore nell'esperienza di gioia, che non è facile, ma è la sfida enorme che Dante e poeta si mette davanti. E quindi, sì, mi interessava anche um, guardare come vediamo il cambiamento dell'affetto, se prendiamo questi momenti gestuali come un fulcro di un cambiamento che possiamo vedere anche facendo collegamenti tra le cantiche. Ovviamente nei vertical readings non abbiamo mai voluto dire che ci dovrebbe essere una struttura perfettamente simmetrica tra le cantiche. Um, questo ovviamente non era, non era il punto. Incoraggiavamo uh, quelli che sono venuti generosamente a far parte del nostro esperimento, hanno considerato vari modi di vedere relazioni. Um, e, e qui, per esempio, mi sembrava interessante non necessariamente una corrispondenza strutturale o morale, per così dire, ma invece questa corrispondenza dinamica guardare giù, guardare su, um, è, è proprio un eco, è un eco verbale del, dell'atto del, uh, del guardare, di dove volgere gli occhi, um, che veniva in modo abbastanza chiaro attraverso, attraverso le cantiche. Quindi a volte erano anche ganci di questo livello, tipo Kenneth Clark ha fatto anche una lettura bellissima della rima parte, arte, parte, che, che torna in tutti i canti dieci, per esempio, e che crea un legame anche a livello proprio del, della rima che si trova uh, tramite le cantiche. Quindi ci sono corrispondenze di, di varia natura che diciamo che abbiamo trovato, come hai detto generosamente Giuseppe, anche cose inaspettate provando anche, anche, anche questa cosa. Um, per il discorso uh, del vedi. Um, pronunciato da, da un personaggio e invece la voce del narratore in qualche modo la voce del poeta leva me con la vista um, e le differenze lì uh, sì ovviamente è da, da tenere sempre in considerazione ho fatto sì ovviamente in modo molto breve la pre presentazione per stare nei tempi ma uh, sì comunque in entrambi i casi direi c'è un tentativo Sempre di avere un linguaggio immediato, e anche questo che trovo interessante nel paradiso. Quando potrebbe sembrare molto, molto astratto, um, ci sono questi momenti proprio che, dove il linguaggio diventa super immediato. Vedi, vedi questo, e, e, e ci presenta qualcosa, come dicevamo, in questa situazione del paradiso, dove c'è quasi sempre, come diceva benissimo Lino, la non visione, o come hai studiato tu, uh, Giuseppe, l'indicibile. Um, Cose che abbiamo, c'è questo indicare qui, vedi anche quando non, non si vede, e quindi mi interessava molto l'atto dell'indicare, nell'attirare il lettore uh, nell'atto di cercare di vedere, anche se la visione poi non è sempre così immediata o presente, e proprio questo tentativo anche in Paradiso 2, quando Dante dice quella cosa della, della piccioletta barca, parla anche di quelli che fanno quello sforzo, no? Voi, voi altri pochi cosa fanno loro? Fanno uno sforzo in più, è lo sforzo immaginativo che viene richiesto da, da ogni lettore del, del paradiso, che cioè, ci chiede, ci chiede tanto e eh, ci chiede di, co di coinvolgerci proprio nell'atto di cercare di vedere anche la cosa che non si può vedere in modo immediato. Certo, grazie. No, un altro punto che avevo segnato tra i tanti e questo ho trovato molto interessante, questa, anche questo uh, rapporto, um, se, se, se ho seguito bene, no, con queste immagini, questi gesti nel manoscritto di Cevedale e, e che rimandano a questa uh, gestualità dell'alzare lo sguardo uh, insieme agli altri fedeli. Per eh, osservare eh, la croce, ecco, e quindi per no, mh, partecipare insieme, eh, levando lo sguardo alle, eh, alle sofferenze salvifiche della croce. E questo mi sembra molto interessante, però, eh, appunto, o, 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 osservo sempre no, la, la differenza. In questo caso, invece, eh, può essere, se, se si vuole mettere in relazione questo leva me con la vista con questa tradizione, naturalmente, eh, eh, l'oggetto però è. È diverso eh, in, in Paraiso 10 perché l'oggetto è anche se poi il levavi oculos cioè alzai lo sguardo è un, è un gesto che dante compie tante volte però qua invita il lettore come giustamente tu, tu, hai, tu hai fatto a partecipare a questo a, a questo sguardo ed invece l'ammirazione la contemplazione e la riflessione sull'ordine mirabile della creazione quindi un altro aspetto diciamo eh, della De, de, de un altro grande mistero teologico, ma non quello della redenzione attraverso la croce, quindi anche qui Dante se allude o, o riprende o una certa eh, tradizione, però poi modifica, trasforma, utilizza in modo nuovo questa, questa suggestione. Direi. Ecco sì, mi, um, infatti, mi interessava. Cioè il problema che dicevamo, il problema della rappresentazione in Paradiso, di nuovo se abbiamo qualcosa che non è, non è così immediato, come facciamo a far vedere un'unità? Come facciamo in qualche modo a coinvolgere il lettore in questo senso di, di unità? Um, cioè il Paradiso è pieno di momenti quando si guarda la Terra e le divisioni terrene, e si guarda con orrore la violenza della vita terrena um, e quindi crea queste controposizioni tra quella visione dell'orrore de dell della divisione e invece cerca allo stesso momento di dare un'idea di cosa vuol dire far parte di un'unità, cosa vuol dire far parte di questa comunità paradisiaca che invece è costituita proprio dal, um, dal volere tutto unito. Um, e, e quindi. Mi interessava come Dante cerca di creare quest'idea di guardare insieme. Um, e ovviamente sì, sono, sono diverse cose da guardare in diversi momenti e non volevo dire che sono è sempre la stessa cosa e fai bene sempre Giuseppe a, a, a tirare fuori queste distinzioni che sono fondamentali. Um, Qualche ho fatto in modo anche troppo parentetico qua, era un, un tentativo di pensare all'atto di guardare insieme i diversi modi in cui si può manifestare. L'esercizio, in qualche modo, che vediamo in paradiso, l'idea di cercare di immaginare qualcosa insieme, di vedere qualcosa insieme, coinvolgere il lettore in questo atto um, di, di fare un progetto in comune, insomma, con, con gli altri, uh, anche i beati del, del paradiso, anche con la visione dantesca e quindi era, era questo che, che volevo considerare um, e quindi mi interessava anche fare riferimento questa è una cosa che proponevo così una cosa recente che stavo guardando um, l'idea dell'esercizio dell nelle confraternite di, um, uh, di, di porre l'enfasi insomma sull'atto di guardare insieme la croce um, e, e quindi mi interessava anche uh, menzionare, far iniziare a pensare anche um, l'idea tutti questi gesti dall'indicare perché mi sembrava interessantissimo uh, um, quanto era, quanto era specifico? C'è solo questo testo che abbiamo di Cividale dove ci sono tutti questi dettagli sui gesti, perché in tanti manoscritti non abbiamo, um, non abbiamo nessun, nessuna traccia dei gesti che erano aspettati in queste performance. Uh -huh. Invece lì, per qualche motivo, ci sono tantissime indicazioni sui gesti e vediamo che sono molto specifici, che in ogni caso c'è un gesto specifico di accogliere quelli che sono presenti, di farli guardare tutti insieme una certa cosa, ma guardare non indicando così, ma indicando con la mano così, con le dita così e non così. Cioè, quindi eh, si vede che l'arte dell'indicare era una cosa molto complessa e um, anche il testo dantesco in qualche, qualche modo partecipa in questa arte dell'indicare, lo fa in tanti modi diversi nel Paradiso, mi pare. Grazie, grazie Eder. Non so se qualcuno dei colleghi ovviamente vuole intervenire, può farlo in qualunque momento. Ecco. E, certo, io... Prego, prego. Certo, prego. Volevo semplicemente aggiungere alla vostra conversazione che che vedi altro non è che una variante di ecco è un altro modo di dire ecco e quindi ogni volta che si trova la parola vedi è come se Dante dicesse esattamente ecco questa è una cosa che volevo dire molto semplicemente un altro punto che volevo segnalare a Heather è che questo linguaggio fortemente deittico è Molto diffuso, molto comune nella letteratura mistica, per esempio, che so, Angela da Foligno, Giacomo da Milano, così via, specialmente quando parlano, quando parlano del, 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 dei dolori della croce, quando vogliono eh, coinvolgere il, la propria anima o l'anima del lettore nelle, nelle sofferenze di Cristo, c'è un, un continuo uso. Della, della gestualità, diciamo, gestualità tr trasmessa attraverso la voce, um, è un, continuo, un continuo rivolgersi direttamente a Maria o, o a Gesù, così via, come se fossero presenti nel momento in cui, uh, in cui il mistico um, scrive, vero. Sono, diventano presenti, diciamo alla mente se non fisicamente virtualmente presenti e questa virtualità questa presenza virtuale è una, una delle grandi uh, capacità che Dante ha di, um, di, 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 di portare dentro alla, alla, alla poesia come nel caso appunto del del 23 del, 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 del Paradiso, che è un po' un, un trionfo, diciamo, del deitico par paradisiaco. Eh, eh, sono d'accordo con questo. Ma comunque è, è, una, è una ricerca molto interessante, di cui aspettiamo di vedere, vedere i, 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 i frutti, ecco, indubbiamente. Tutto questo volevo aggiungere. Ecco, se posso credere, aggiungo, aggiungo al, a quanto ti ha detto. Oh. Lino, che abbiamo una, una domanda per te, un intervento dalla, dalla, dalla chat, ma qualcuno ha alzato la mano? Ho visto male, poi, poi io, mi io. dite chi è? Io, io. Ah, lo... ok. È okay, ah, una allora, cosa brevissima, vai, 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 che... vai tu, vai tu Paola, sì. Sì, una cosa molto breve, sì. visto che Eder l'ha menzionata, eh, che si chiedeva se ehm, le confraternite... Eh, avessero delle indicazioni sull'osservazione uh, dei crocifissi ecco, non, cre non credo ci non so sui crocifissi ma sicuramente uh, Michael Biasin che è stato uh, che si è dottorato a Reading ha fatto una bellissima ricerca proprio sulla gestualità delle confraternite ehm, eh, toscane in particolare eh, per, eh, e ha analizzato proprio Uh, il, uh, la, 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 in particolare la vista come canale principale e quindi l'utilizzo delle icone mariane, non il, crocif il crocifisso non è, è emerso come un punto focale, mentre eh, le icone eh, mariane sicuramente eh, sono, erano al centro eh, di questo eh, lavoro di sguardi. Ehm, che uh, si richiedeva uh, al, uh, ai, ai confratelli. E, dunque Michael Biasin ha proprio sviluppato un, un discorso abbastanza ampio su, uh, su questa uh, diciamo, teologia estetica uh, a partire dall'idea di Icona. Um, e ha proposto anche una lettura volendo della commedia come una specie di icona in questo senso. Eh, però appunto la ci sono questi lavori di Michael che eh, sicuramente possono essere eh, interessanti. Ha parlato anche eh, dell'uso delle candele proprio eh, legato a eh, questo esercizio della visione, della vista eh, come fondamentale eh, per entrare ehm, nei, nei misteri teologici delle icone. Ecco, questo volevo dire. Grazie. Gra grazie mille. Prima di dare la parola a Eder per una risposta uh, complessiva, eh, le, le leggo anche eh, la domanda che arriva in chat da Francesco Cavallo, che ringraziamo per il suo intervento. Eh, dice, io vorrei chiedere gentilmente alla professoressa Webb, a proposito dell'invito a vedere, possiamo qui trovare un espediente narrativo che Dante usa in senso pedagogico verso il lettore? Nel senso, aggiunge, che prende, nel senso del prendere per mano e per lo sguardo il lettore, in una cantica in cui all'ineffabilità e al non poter dire ciò che si è visto si contrappone appunto il vedi dantesco. Certo. Ok, wow, tantissime cose, non so se sarò in grado di rispondere a tutto quanto qua. Inizio soprattutto anche, ringraziando... ringraziare. Anche perché Inizio devi farlo in tre minuti, Eder. Anche perché ah, devi farlo okay. in tre minuti, perché abbiamo anche le altre relazioni. La tua ha, ha tirato molta discussione, ma abbiamo anche le altre. Non scherzo, prego, tranquillo. No, no, ma, ma voglio veramente solo ringraziare di tutti questi spunti che um, sono, sono molto grata di ricevere. Um, e... Allora, um, su, um, per, per l'ultima domanda, um, che mi sembra molto interessante, vorrei riflettere ancora, forse non ho, non ho colto um, tutto quanto, um, ma era l'idea che Dante in qualche modo prende per mano proprio in, in, in mezzo all'indicibile. Um, mi sa che dovrei, dovrei leggere la domanda per, per no, capirla tutta. Te, te, te la rilego. <ride> eh, te la rilego. Vorrei, a proposito, del mito a vedere: possiamo qui trovare un espediente narrativo che Dante usa in senso pedagogico verso il lettore? Nel senso del prendere per mano e per lo sguardo il lettore, in una cantica in cui all'ineffabilità e al non poter dire ciò che si è visto, si contrappone appunto il vedi dantesco. Aggiungo rivolto al lettore, quindi insomma per dare, sarebbe una funzione pedagogica degli appelli al lettore, come del resto già Auerbach aveva indicato, nel senso insieme, mette insieme la funzione pedagogica di Auerbach e quella visualizzante e, e mimetica, diciamo così, o immaginativa di, di Spitzer, cioè un invito a, a seguire il discorso chiamandolo in causa, dal, del resto... Altre volte dice immagini, chi ben intender qui, c'è un, una volontà di coinvolgimento del lettore nello sguardo, nell'immaginazione, nella riflessione, prendendolo per mano o come dice lui, per lo sguardo e quindi si sì, fa parte di questa costruzione di un rapporto con il lettore che viene coinvolto nell'esperienza e nella riflessione sull'esperienza di Dante. Forse era questo il, il senso. Sì, sì no, è un'osservazione un ricchissima e, e sono assolutamente d'accordo. Mi sembra molto interessante come modo di concepire uh, tutto quanto. Sì c'è non solo l'appello al lettore che vediamo, ovviamente gli studiosi hanno individuato tutta una lista di questi sono gli appelli al lettore, dibattito su questo è un appello al lettore o, o, o forse no. Invece ovviamente il testo è pienissimo non solo di questi appelli diretti al lettore, ma anche un sacco di uh, inviti al lettore che hanno tutta una tipologia che sarebbe da uh, studiare ancora e classificare di più, dall'invito diretto che ti dice di fare una certa cosa um, Uh, a tutti questi inviti impliciti a vedere col poeta, a cercare di visualizzare, a cercare di immaginare. Um, e quindi sì, mi interessa tantissimo uh, la modalità pedagogica, affettiva, devozionale che vediamo in, in tutti questi inviti che vediamo, vediamo nel testo. Uh, Paola, ti ringrazio tantissimo per il riferimento a, a Michael Biazin, um, mi sembra super interessante, lo leggerò um, subito. E, um, per questo lavoro di sguardi mi sembra, sembra fondamentale, quindi ti ringrazio del, del suggerimento. Um, e a, a Lino volevo anche ringraziare per uh, gli spunti ulteriori che ha dato su. Um, sulla letteratura devozionale mistica Angela del Fognino e altri, um, come, come ho detto anche nella presentazione, mi è, è stata molto importante l'osservazione di Lino su, sulla parola così comune come il qui e come viene utilizzato nella commedia e come anche questa, questa umile parola nella sua funzione deittica crea anche problemi enormi um, uh, per cercare di entrare nell'ermeneutica: nel senso che il qui non è mai tante volte, come, come hai fatto vedere Lino, il, il qui uh, dimostra situazioni dove devi come lettore immaginare un gesto immaginario e devi anche in quel momento decidere dove sei. Succede diverse volte nel paradiso, ma qui sono, sono nel cielo anch'io insieme a Dante, o sono qui per terra, che sto in questo contesto qua. E, e quindi diventa affascinante, ed è da qui che ho, ho voluto anche guardare um, ancora. La funzione del linguaggio deitico del paradiso e tutti questi momenti dall'indicare che non sono per niente semplici e anzi, ogni volta, come, come dicevi, Lino, ogni volta richiedono un lavoro enorme dalla parte, da parte del, del lettore. Benissimo, ora sì, sui dati ci, ci, ci torneremo, è bellissimo, però io vi invito sempre, prima di tutto, vedete se funziona nel posto dove è quello che sta parlando, prima di considerarlo ambiguo, complesso, o, o se funziona lì vuol dire che, che, indica, che indica quel posto lì. Eh, eh, Passerei a, a Nicolò, oh, mh, eh, eh, su cui anche qui vedo che sono già quasi le sei e mezza, quindi ehm, scelgo solo un punto che mi ha, che mi ha colpito molto, Nicolò. E che ehm, è quello che, che parte dalla citazione dell'epistola ai, ai colonnesi, che mi sembra molto, molto, molto interessante, perché fa sistema, non solo interessante in sé ovviamente, ehm, ma perché fa sistema con eh, il. L'enfasi che hai dato mi sembra molto opportunamente eh, alla contrapposizione, al rovesciamento dell'immagine base del convivio all'inizio del canto ventiquattresimo. Ecco, quello mi sembra un po' che, eh, che dà senso. Allora, non generico, perché appunto eh, è vero, oh, no, colleghi, amici come, come Zygmunt, Baransky e altri no, stanno insistendo molto sulla critica che Dante fa a spesso nei confronti dei saperi razionali della filosofia, eccetera, eccetera, ma quando ovviamente eh, questo non è generico eh, o, o non fa riferimento a un presunto derby esterno nel mondo circostante e nel dibattito filosofico, se mai c'è stato questo derby, ma fa riferimento proprio all'esperienza eh, e alla carriera stessa di Dante e al rapporto col convivio, che appunto, secondo molti eh, studiosi più bravi di me, il convivio non esiste nella commedia, cioè non è una un, un, un qualcosa che si può, si può citare così, come una fonte eh, de, di linguaggio, ma non come un elemento della carriera di Dante sul quale Dante può riflettere, nella, nella, può riflettere sulle singole canzoni che cita può riflettere sulla vita nuova, ma non può riflettere sul convivio perché il convivio non lo è pubblicato. Allora bisogna capire perché cita continuamente il convivio e sempre per rovesciarne la prospettiva, insomma, eh, diventa un'ossessione del tutto inspiegabile. Quindi in questo caso mi sembra che il sistema, è, è, però vorrei capire un attimo come tu allora mh, pensi di, che possa essere eh, interpretabile questo o perché l'hai presentato all'inizio ma poi l'hai lasciato un po' lì, ecco questo tema del convivo, tra i tanti interessantissimi che hai posto in quello che in questo momento mi è un po' più urgente mettere a fuoco, quindi ti sottopongo questo, grazie Nick. No, io no, sono io che ringrazio te perché mi hai dato l'occasione, mi dai l'occasione di parlare brevemente di, di un argomento che ho volutamente lasciato un po' a margine perché... Eh, insomma, vi chiederebbe una trattazione a parte. Poi nello scritto lo farò. Eh, io sono sostanzialmente d'accordo con te nel ritenere non solo necessario, ma imprescindibile, appunto, guardare al convivio come un intertesto dell'autorappresentazione che Dante fa di sé, cioè come parte di una carriera intellettuale. Il che. Diciamo, è vero, eh, per tante ragioni, a cominciare da, da quella più ovvia, no? che è, è, è lo smarrimento nella selva è tante cose, non c'è dubbio, è, è sicuramente un traviamento di ordine intellettuale che inizia quando Dante cede, alla... Eh, si dà ad altrui, cioè alla donna pietosa e gentile, che è esattamente al centro del convivio, quindi mi sembra. Che sin dal primo verso, da, dalla selva, ci sia questo tipo di riferimento, ma qui si andrebbe a dover argomentare forse in maniera troppo sottile. Ci sono le canzoni che Dante cita, e lì è emblematica quella, eh, la citazione di Purgatorio 2, no? Dove appunto la canzone conviviale si oppone direttamente al canto del Salmo, l'una, quella conviviale che stoppa, ferma il percorso di purificazione dei. Delle anime del purgatorio, e l'altra, quella, quella del Salmo che anzi, lo fa progredire. Dunque, l'una, quella del convivio censurata da Catone, l'altra invece promossa. Ecco, il problema lì, magari è che molti studiosi tendono a dire: ma, vabbè, ma sta citando, come dicevi tu, la canzone, e è pretestuoso dire che l'allusione sia al convivio. Io, in questo senso, se posso prendere le mosse appunto da, da questa osservazione. Credo che eh, leggendo il convivio senza appunto alcun pregiudizio eh, sia Dante stesso che dice che l'allegoria filosofica è nelle canzoni, non è aggiunta dalla prosa, quelle le aveva pubblicate come? Cioè sì, nel senso citare la canzone vuol dire, eh, non vuol dire citare una canzone che non ha nulla a che vedere con l'allegorizzazione che poi viene sovraimpressa dalla prosa conviviale, perché appunto il convivio nasce, da perdetta di Dante, dall'esigenza di esplicitare qualcosa che c'era già nelle canzoni ma non era stato percepito. Cioè, che in ottica conviviale la bontà e invece poi diventerà un'altra cosa. Dunque, credo che queste citazioni vanno senz'altro viste come all'impalcatura filosofica del convivio e siano sempre nell'ottica, appunto, di un, di, un, di un superamento. Vedere il ribaltamento dell'immagine eponima del convivio, quella fondante, all'inizio di questi canti aiuta molto a capire anche la relazione che c'è a, a distanza e sulla quale, appunto avendo scritto altrove, non, non ho insistito tra la rappresentazione di Dante in un certo senso e la polemica contro i cattivi predicatori del Paradiso 29. Perché evidentemente se nella eh, lunga e articolata serie di polemiche contro la corruzione delle gerarchie ecclesiastiche che costella i canti centrali, del, del paradiso che culmina in quella eh, polemica contro i predicatori, I, al centro c'è l'idea esplicitata eh, in maniera inequivocabile. Proprio in occasione della polemica contro i cattivi predicatori: che eh, hanno eh, il problema sta nell'avere eliminato la Bibbia, trascurato la Bibbia e eh, introdotto, focalizzato tutto sull'argomento filosofico. Ecco, il ragionamento mi sembra che. Possa aprirsi, essere utile per aprire un dibattito su questo tema, cioè l'autorappresentazione di Dante come autor biblicus, eh, ulteriormente perfeziona l'idea che in, con il suo profetismo lui intenda sostituirsi a queste, eh, alla funzione diciamo pubblica, morale e sociale delle, che avrebbe spetterebbe alle gerarchie ecclesiastiche dei generi, anche eh, proprio in questo tecnicamente, cioè mentre. Il, la degenerazione dell'opera della, dell parenetica portata avanti dalla Chiesa e quindi la sua inefficacia è determinata dal fatto che eh, trascurano la Bibbia in favore di argomenti eh, filosofici esclusivamente mondani. Eh, è importante perché ha come controcanto invece il Dante che nei canti degli esami si presenta come colui che certo. Considera anche il filosofico argomento, ma solo se concorda con l'autorità ri, ri, rivelata, scusa, scusate, e però primariamente lui è quello che ripiove quella sapienza eh, biblica, e quindi proprio in questo si, si definisce, insomma, sono tutti temi che entrano in gioco molto complesso con tanti altri aspetti che occupano, mi sembra, la sezione centrale del, del paradiso, che appunto è aperta a. È eh, costellata, come ci hai insegnato tu, da questi grandi modelli agiografici che specularmente si oppongono a quella de della generazione, e al centro anche la necessità di eh, presentare Dante, sono canti fondamentali per la sua autorappresentazione in quanto personaggio e autore. Mi sembra che questa quest idea della Bibbia, autor biblicus, in rapporto polemico con filosofia e quindi anche col convivio, sia, entri in questo tipo di sistema, non, non mi rendo conto se ho risposto alla tua sollecitazione, cosa che spero, ma insomma, mi sembra che quella sia una prospettiva che insomma, intendo allargare, adesso per questione di tempo non ho potuto affrontarla completamente nei 25 minuti, ma lo farò. Grazie. Certo, no, anche qui Nico. Così ancora un minuto, o eh, a meno che non vogliano intervenire altri, bisogna poi star stare sempre un po' attenti, perché quando. Il, il, il riferimento al sapere filosofico o al convivio è diciamo evidente, è un conto. Nel, nel caso di Paradiso 29, per esempio, ecco, i temi filosofici appaiono forse in, in, in misura meno, meno evidente, ecco, a meno che ora non mi sfuga, ma non, ora non, non è il caso di fare un'analisi, un, un ma c'è cioè, sempre l'invito poi, ma è chiaro, insomma, a sostanziare di, di riferimenti, perché ecco, l'ultima parte forse prima c'è qualche riferimento un po' più eh, perché ecco, a volte si tratta di una filosofia de genere, non una filosofia to court. ecco, invece certo. naturalmente il riferimento che, che, che che dovrebbe funzionare, quello non a una filosofia degenere genere, ma a una filosofia tout court, eh, che, che quindi insomma, mh, non va male in sé, va benissimo nella misura in cui è diciamo, messa al, al, al suo posto, e quindi eh, svolge la sua funzione eh, nel suo ambito, e lì funziona benissimo, diventa un po' eh, pericolosa quando va oltre, quando usurpa, eh, saperi che non le pertengono oppure eh, ritiene di eliminare addirittura il, il la possibilità stessa di desiderare ecco, queste conoscenze mm. che vanno al di là di essa non mi sembra questo no, eh, se, un po se pezzo, posso certo, un certo, certo. sono perfettamente d'accordo con te sì, non ero stato chiaro chiaramente dietro Paradiso 29 non c'è il convivio c'è diciamo, appunto eh, la filosofia del genere. adesso non, non ho citato per, per brevità, però eh, diciamo che il, il problema dei predicatori, la tirata parte sull'onda di una polemica contro i cattivi filosofi, cioè eh, che appunto, versi 85 seguenti, voi non andate giù per un sentiero filosofando e l'errore, diciamo la degenerazione, sta proprio lì, versi 88 e seguenti, e ancora quassù si comporta con men disdegno che quando è posposta la divina scrittura o quando è torta, cioè appunto quando il ragionamento filosofico o si po pospone l'importanza della scrittura o addirittura la torce e non si premura di non farlo per la vanità, per del ragionamento, eccetera. E Dante attacca l'invettiva contro i predicatori dicendo che i predicatori, per apparire per vanità, mh, predicano questi contenuti filosofici che e tolgono la scrittura invece della Bibbia. Poi è chiaro che lì non si tratta della filosofia del convivio, ma ehm, rientra in tutto questo discorso che mi sembra attraversare eh, il paradiso, ma, la, la commedia, e all'interno di questo discorso c'è anche più piccolo, fondamentale, il ruolo del eh, convivio, che è tutt'altro tipo di filosofia, ma rientra in questo macro, macro discorso. ecco Perfetto, grazie Nico per questa citazione splendida. Diversi che ora nella stanchezza e nella eh, saturazione dantesca di fine centenario mi hanno sfuggito, sono perfetti e mi viene in mente su questa terzina che tu hai letto, eh, voi non andate giù per un sentiero filosofanto, tanto vi trasporta la morde, l'apparenza e il suo pensiero. Sarà sicuramente stato. Eh, citato da, da altri ma mi è venuto subito in mente le presenti cose col falso lor piacer volser miei passi tosto che il vostro viso si nascose, quindi magari rientra in quel discorso autobiografico che tu hai fatto anche in altre occasioni quindi ok, a questo punto se siete d'accordo io passerei alle mh, due relazioni di Paola e di Sergio, per Sergio c'è anche una domanda in chat, però seguire l'ordine, poi se abbiamo ancora tempo e voglia torniamo sulle altre ancora, però come, mi dispiacerebbe non, non, eh, così, non sentire qualche eh, approfondimento, qualche riflessione ulteriore anche da Paola e Sergio. Ecco, oh, a meno che non ci sia qualcuno di voi che vuole intervenire. Su, su Paola. Io mh, anche qui mh, andrei su un unico punto che mi sembra eh, così, eh, al di là della splendida ricostruzione che lei ha fatto del, del termine voce nella commedia e poi soprattutto tutti i passi che ci ha presentato relativi alla, alla voce dell'angelo, alla voce di Salomone, alla esegesi del cantico, tornerei un po' sul punto finale che è rimasto forse un po' oh, non pienamente ehm, così argomentato ed è, è, è chiaramente il punto forse un po' più, cioè è la domanda iniziale, il punto finale, la, la risposta finale forse è la parte chiaramente più impegnativa e quindi non pretendo che, che sia, però mi sembra uno spunto interessantissimo, per questo così vorrei aiutarti a, a riflettere ulteriormente, perché due punti vorrei dire, uno ecco, con altra voce... Mi sembra di capire che tu alla fine suggerisci in modo così ipotetico, però mi sembra abbastanza convinto, l'ipotesi che quindi questa altra voce sia una sorta di voce angelica e insieme trasformatrice come quella eh, di, di Gabriele e modesta come quella di Salomone e per questa umiltà dunque anche trasformatrice, eccetera. Allora, due, due punti um, che richiederebbero no, di essere allora su questa ipotesi eh, così elaborati, che mi sembra interessantissima. Uno con altra voce e con altro vello. È chiaro che bisogna un po' allora trovare un'interpretazione di vello che sia perfettamente eh, eh, funzionale e analoga a queste che funzioni. E, m, e poi, ecco, naturalmente andrà argomentata perché perché con altra vo una voce diversa da prima, eh, la voce di Dante prima allora non era così, ehm, prima rispetto a cosa, ehm, con altra rispetto a quando, ehm, ecco, se chiaramente no sono, sono degli interrogativi che, che allora per coerenza bisognerebbe un po' cercare di porsi. E poi è con, forse mi sono dovuto un attimo allontanare perché ovviamente a casa succedono anche altre cose mentre noi siamo per delle ore in diretta streaming e, mm, e quindi non ho sentito se hai citato eh, l'espressione di inferno 2 a proposito di, di Beatrice che scende eh, nel limbo o da Virgilio eh, cominciamo a dire suave piana con angelica voce in sua favella e da lì ovviamente questo piana che ha dato che è citato in apertura del salmo sermo umilis da, da 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 auerbach e quindi diciamo è, è proprio insomma, sì, è, è, credo che, che che ponga una serie di, di temi di questioni no, che, che vanno a nozze con tutti i temi che tu hai hai citato e che quindi insomma dovrebbe trovare un posto ecco nella tua nella, nel tuo ragionamento Ecco, solo questo, Paola, prego, se vuoi. E, e devi accendere il microfono sempre. Sì, eh, sì. Um, allora, parto da Beatrice, non ho incluso Beatrice naturalmente nella versione scritta, cioè dovevo togliere, tagliare cose, non l'ho deciso di non inserire Beatrice, che chiaramente è proprio uh, no? l'esplicitazione di questo... Uh, del, uh, di ciò che Dante intende per voce angelica, come appunto voce piana, eh, voce umile e così via, perché semplicemente dovevo fare una selezione e, essendo un, un episodio di inferno e volendomi concentrare su eh, episodi invece. E, e paradisiaci ho, ho, ho dovuto fare una selezione per i, 30, per i 25 minuti però chiaramente è, è una di quelle eh, di questi uh, è la voce che riassume no? la, ehm, la questione fra l'altro uh, questa è una voce che eh, chiaramente è già Angelica in terra per, per Dante no? la uh, Beatrice mm. Dunque, eh, quindi eh, la questione di eh, a ah, del bello forse possiamo eh, chiedere a ehm... Um, Lino di, uh, di, di parlarne perché mi sembra che è la persona che ha uh, interpretato Vello nel senso per me più uh, congeniale e quindi uh, in, in un senso di autorità uh, religiosa. E questo, questo mi porta al, uh, uh, all'altra domanda che mi hai fatto tu, cioè che cos'è uh, uh, l'altra voce, che cosa succede in questi canti? Uh, questi sono canti fondamentali in cui Dante ha, ha uh, superato uh, le eh, l'esame di uh, um, uh, buon cristiano che lo ha praticamente consacrato um, ecco in un uh, nelle ricerche che ho fatto ultimamente mi sembra una delle cose su cui mi sono soffermata è proprio su, uh, sul, sull'aggettivo sacro che Dante usa qui quindi nel, nel uh, cielo uh, in cui viene esaminato e dopo esa gli esami finalmente dice questo è il mio poema sacro che mi dà una nuova voce. Ecco, sacro significa appunto, nel Medioevo, eh, consacrato, cioè quindi consacrato dalla Chiesa, per, per mezzo della Chiesa. La Chiesa che si sceglie Dante eh, per consacrare questo è eh, la Chiesa appunto trionfante, non ha, eh, abbiamo addirittura Pietro, eh, quindi l'archimandrite eh, e così via. Quindi. La voce è cambiata eh, e qui sono eh, vicino allora a tutte le analisi che sono state fatte eh, recentemente su questi canti importanti in cui la distinzione fra Dante personaggio e Dante autore un po' implode, cambia e così via. E, intendo gli studi di, uh, di Lino Perti, e oltre che, di, che anche di uh, Baranski Ecco, uh, e, e in questo momento del, uh, del, del, della commedia il, 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 il uh, poeta e insieme al Pellegrino cambiano, la voce cambia eh, perché è una voce finalmente consacrata e dunque ha acquisito un altro, eh, un altro statuto e questo statuto. Eh, è uno statuto che ha a che fare con la, proprio con la Virtus Verborum: cioè come eh, tutta la, quello che sto studiando, tutta la riflessione medievale sulla potenza della parola eh, è legata proprio a questa, a questa investitura che Dante ha. Um, questa consacrazione uh, che, che rende le sue parole uh, appunto, uh, potenti uh, al, um, pro probabilmente non tanto quanto quelle proprio dell'arcangelo uh, che, um, uh, che uh, come abbiamo visto inserisce il verbo nel ventre di Maria ma è una parola trasformatrice in quel senso ecco spero di aver risposto un po a tutte le tue domande Grazie. velocemente sì, no, sono son tutti interventi che appunto sono, sono seminali, aprono prospettive interessantissime e quindi ecco, ovviamente non pretendiamo di esaurire la breve discussione di pochi minuti, eh, però è ecco, giusto suggerire qualche appunto punto di sviluppo che, che può essere interessante. E, mh, vengo allora all'intervento di Sergio per il quale c'è anche una domanda in chat. Eh, prima mh, ti, ti, poi te le faccio tutte insieme e poi puoi rispondere con agio. Eh, ma io sono totalmente d'accordo su questa tua um, ricostruzione molto accurata e precisa relativa alla sostanziale mancanza di un interesse diretto da parte di Dante nei confronti eh, dell'escatologia del tempo ultimo, se ho capito bene. E invece questo profetismo del tempo penultimo mi sembra molto convincente. Questo profezia tutta e sempre anche sino alla fine, anche davanti al fallimento di Arrigo che viene registrato nel canto XXIII del Paradiso, ancora però concentrata sulla profezia aperta indeterminata, naturalmente, ma ancora sul senso di attesa di un rinnovamento del mondo terreno attraverso il ripristino dell'autorità imperiale, dunque della possibilità di una vita felice nel mondo terreno con la guida eh, dell'imperatore. Per cui mi sembra che ehm, a conferma ecco, di questa mh, mancanza di centralità del, eh, della prospettiva escatologica, mi pare che eh, vadano tutti i passi in cui Dante parla della prospettiva, tu ti sei concentrato sul tempo dell'attesa, eh? hai, hai fatto un'analisi molto interessante su, su questo tempo dell'attesa, misurandolo eh, di volta in volta o ipotizzando le diverse misurazioni. Ecco, però c'è un, un, un discorso che torna spesso eh, sul, sulla resurrezione dei corpi, sull'eternità. Eh, sull eh, ma se andiamo a, a vedere eh, in modo analitico, cosa che qui non possiamo fare, ma se voglia potrai farlo tu, è, è, è che ogni qualvolta a partire dal sesto canto dell'inferno, il decimo, il tredicesimo, Dante lo fa soprattutto insistentemente nei, nei primi canti, e poi di tanto in, ogni tanto ci torna: ma perché deve far capire al lettore che l'aldilà che, la, che lui sta rappresentando è lo stato delle anime dopo la morte, ma prima del giudizio? Quindi a differenza di altre rappresentazioni escatologiche duecentesche che proiettavano già in uno stato definitivo eh, la condizione delle, delle, delle anime ehm, o, o dei dannati o dei beati, addirittura quindi col corpo, eh, Dante invece rappresenta lo stato delle anime prima, eh, dopo la morte, ma prima del giudizio e della risurrezione dei corpi e quindi ci, ci fa capire eh, la differenza tra questo... Al di là ancora nel tempo, e poi l'aldilà nell'eternità, e insiste proprio nei primi 13 canti dell'inferno. Secondo me per rimarcare questo concetto e spingere il lettore a capire, la, diciamo, l'ontologia dell'aldilà che lui sta rappresentando, che non è quello definitivo, ma è quello dopo la morte. E quindi naturalmente c'è ancora il purgatorio che poi non ci sarà più, eccetera, eccetera. E non è un caso che i due riferimenti purgatoriali siano nel primo canto a proposito del, cor della, del, del corpo risorto, la vesta che al grandissimo era chiara di Catone, e poi nel trentesimo canto il passo che, che ci ha ricordato prima eh, Paola sulla rivestita voce, alleluiando, eccetera. E quindi incorniciano, ma, ma ovviamente è un tema che, che ehm, eh, e quindi ecco, mi sembra che questo confermi la lateralità di questo interesse e, e renda ancora più, più, più convincente questo, questo, questa tua prospettiva, se l'ho capita e interpretata nel modo giusto. Ti faccio un'ultima domanda che viene da una nostra ascoltatrice su YouTube, che è Luisa Abreu de Lima, che chiede, vorrei sapere come i versi finali... Di Paradiso 27, ma prima che gennaio tutto sverni, e l'indicazione temporale in essi contenuta rientrano nella sua lettura sulla fiducia in un rinnovamento morale. Ecco prego Sergio, se vuoi, eh, magari sì, con calma possiamo mm. andare a vedere Paradiso 27. Prego. Sì, eh, condivido eh, quello che tu dici a proposito eh, della eh, risurrezione dei corpi eh, che, cioè di questa eh, volontà dantesca eh, di eh, anticipare eh, una. Eh, il vettore corporeo anticiparlo a prima del giudizio universale nel lasso di tempo che va eh, dal presente storico al giudizio universale. E tu dicevi: questo conferma quell'atteggiamento di Dante di cui avevo parlato io e mi sembra che sia senz'altro così: eh, semmai si potrebbe che si potrebbero fare due osservazioni di tipo storico. Eh, L'inizio eh, di questa visione per cui eh, già prima del giudizio universale eh, c'è come una, eh, una vicenda, una durata, un tempo. Una storia nell'aldilà. Questo risale ad Agostino, che in fondo è il padre della dottrina del, del purgatorio, anche se in lui si presenta in termini molto, molto essenziali. L'altro riferimento storico che vorrei fare è a un'epoca successiva, anche se non troppo in là e cioè all'epoca in cui con Giovanni XXII eh, invece si tende a ridimensionare il più possibile eh, questa vita delle anime di questa dimensione anche inizialmente corporale prima del giudizio universale. No? Giovanni XXII... Eh, ridimensiona persino la beatitudine, non, non, non si dice la condizione delle anime purganti, ma persino la beatitudine che è possibile godere eh, prima del giudizio universale dell'effettiva ricongiunzione delle anime e dei corpi. Cioè sta cominciando un'epoca nuova, un'epoca un diversa. Da quella in cui, eh, di cui Dante infonde uno dei culmi, no? perché in Dante questo discorso del, del, del corpo vicario eh, raggiunge forse il suo punto più, più forte. C'è già una, una, una beatitudine, c'è già una, una pena, e eh, lui arriva a dire: c'è un corpo vicario, eh, e dopo cambia tutto. Dopo per Giovanni 22, l'anima dorme prima del giudizio universale. E per quanto riguarda invece i versi di eh, Paradiso 27, eh, che io non ho considerato, del re, che io ho invece tralasciato del resto. Chi non tralascia niente, non fa niente. Però questi versi ci sono, questi versi sono importanti e mh, occorrono in un canto in cui c'è un'attenzione eh, al futuro storico, a questo uh, rinnovamento che Dante attende. E eh, già nei versi di questo stesso canto, no? 61-63, lì dove si dice: Ma l'alta provvidenza che con Scipio difese a Roma la gloria del mondo. Soccorra tosto, sì, mio concipio. E qui si potrebbe sottolineare tosto. I versi che la, ehm, che la nostra interlocutrice no? eh, citava sono in questa prospettiva. Cioè questo intervento eh, divino, questo uh, messo uh, provvidenziale è imminente. Non è remotissimo. Ben prima che gennaio tutto si sverni. Ed è questa una, uh, è questa una svolta che avverrà all'interno della storia. Quando. Uh, il messo farà sì che il mondo sia reintegrato e allora la, le poppe volgerà uson le prore sì che la classe correrà diretta e vero frutto verrà dopo il fiore quindi eh, c'è eh, un rinnovamento intrastorico questo fu, questo uh, fiore non è la eh, il, il fiore eh, trascendente la candida rosa eh, è già eh, un fiore è un fiore storico rispetto a cui dovrà avvenire un esito un compimento un frutto un frutto nel tempo il tempo non viene abbandonato alla sua eh, corruzione, alla sua degenerazione, alla, alla, alla sua eh, eh, al suo crollo, al suo collasso. Potrei ricollegarmi a quanto è stato detto in altri interventi e ad altro proposito sulla gioia. Ecco, in questo momento di crisi storica la terra è il luogo della non gioia, della non beatitudine, mentre solo l'Eterno sembrerebbe eh, sia eh, il luogo dove la beatitudine si afferma e regna però questa è una situazione contingente perché anche eh, anche la storia conoscerà una, eh, un rivolgimento una novità e questo, e questo eh, quando avverrà e questo avverrà tosto questo avverrà al più presto ben prima che Gennaio tutto si sverni per la centesima che è laggiù negletta, molto prima. E, e, e un modo per dire che, che è imminente, che avverrà tosto. Eh, e dunque allora anche la storia diver, eh, tornerà a divenire il luogo del fiore del frutto, eh, il, il luogo di una gioia che non è quella eterna, che non è quella compiuta, ma che è una felicità reale che qui si comincia a sperimentare. E, e dunque che Dante nel, a qualche canto di distanza da Paradiso 27, e cioè in Paradiso 30, abbia cambiato radicalmente idea, non è molto verosimile, ma del resto è... Il testo di Paradiso 30 a dircelo Paradiso 27 e Paradiso 30 eh, da questo punto di vista combaciano, semmai eh, si potrebbe aggiungere qua alla formulazione della, della profezia. No? Ma prima eh, che gennaio tutto si sverni, cioè la lettera sarebbe un, un tempo lunghissimo ma, ma in realtà ecco questa formulazione somiglia un po a quella del convivio dal punto di vista della non, non di ciò che viene previsto ma, ma della formulazione eh, cioè anche nel convivio lui aveva detto eh, il movimento dei cieli avrà, avrà un termine e noi attendiamo il termine di questo movimento celestiale, e sarebbe alla lettera un movimento è una, una fine remotissima, no? Quello che vuole dire è che eh, questo cadere di gennaio. Eh, al, al di fuori dell'inverno e invece prossimo cioè scusatemi che questo accadere di gennaio che la riforma il rinnovamento la mutazione si verificherà ben prima che gennaio tutto si sverni. Eh, se posso aggiungere una postilla Si può individuare anche una connessione tra questa evocazione di gennaio e l'evocazione del, del, del fiore del frutto, della primavera. La storia va verso una nuova primavera. Non so se. Ho risposto sì, e perfetto, se l'interlocutrice sì, sì, sì. si ritiene eh, soddisfatto. Va bene, va bene. Io penso di sì e ti ringrazio molto, Sergio. Naturalmente anche questo è un passo complesso da riesaminare a fondo, come tantissime delle questioni che oggi abbiamo discusso splendidamente, grazie ai nostri ospiti, ai relatori che hanno fatto interventi davvero molto belli, importanti, innovativi, pieni di spunti. Anche la discussione, mi pare... Che abbia sviluppato alcuni dei, dei tanti punti che si potranno sviluppare ancora in futuro. Quindi, io vi ringrazio ancora tantissimo. Eh, ringrazio in particolare eh, anche, o, oltre a loro che hanno dato il contributo, però, se noi siamo potuti stare qui quattro ore a conversare così amabilmente, a lavorare mi sembra così bene, in modo così interessante e proficuo, e grazie anche alla grande organizzazione che ha messo in campo la Società Dantesca Italiana. E quindi ringrazio davvero tutti, eh, tutto il personale della società dantesca che ha lavorato per renderlo possibile, i tecnici in particolare che insomma, in questi anni ci hanno aiutato a, a, a portare avanti il nostro lavoro eh, di società dantesca, il, gli eventi programmati in questa nuova modalità cercando di tenere però anche una qualità del prodotto degno insomma della tradizione della società dantesca in questa nuova in questa nuova affera. quindi davvero grazie a tutti vi ricordo che ehm, le iniziative della società dantesca continuano per adesso ancora eh, online speriamo eh, nei primi mesi dell'anno prossimo entro l'anno prossimo di, di riaprire la sede di poter riprendere a fare anche iniziative in presenza ma naturalmente bisognerà magari eh, tenere sempre per, eh, aperta anche la finestra eh, dell'online per il momento vi segnalo che proprio in questi giorni stanno ehm, andando in onda le, le, le prime visioni delle letture d'Antis del ciclo autunnale. Il 25 novembre Giuseppina Brunetti ha letto il canto 31esimo dell'Inferno, quindi la trovate già registrata e potete rivederla se l'avete persa. Poi avremo già domani 2, 2 dicembre Marco Grimaldi col canto 32esimo dell'Inferno, Francesco Bausi il 9 dicembre, Col canto 33, sempre dell'inferno, e chiuderà il ciclo infernale. Quindi si chiude col 21 l'opera eseguita, ma anche questa nostra lettura dell'inferno. Eh, si chiude con eh, il nostro presidente Marcello Cicuto che leggerà il canto 34. Quindi ringrazio davvero tantissimo tutti e in particolare questo pomeriggio i, i colleghi, gli amici che sono intervenuti con interventi così belli e ricchi, innovativi e, e ci hanno fatto compagnia in questo pomeriggio. Grazie a tutti e alla prossima occasione. Ciao, ciao, grazie a tutti, ciao, ciao. Arrivederci. rivederci. Buon venerdì, grazie. grazie. Ciao, auguri grazie. Tutti, giusto, ciao, auguri a tutti, giusto? Auguri a tutti. Ciao, ciao. <ride> Buonasera. <ride>